Buongiorno dagli studi di Telequattro, benvenuti a Sveglia Trieste, come sempre situazione meteo, rassegna stampa, collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, poi dalle 7:30 spazio ai nostri ospiti. Nella prima parte sarà con noi Paolo Polidori, capogruppo in Consiglio Comunale della Lega Nord, seguito dalle 9 alle 10:30 da Giancarlo Ressani, esponente del Partito Democratico. Vi ricordo il numero da chiamare, 040 313 993, per le vostre domande e osservazioni in diretta con i nostri ospiti. Con la consueta raccomandazione, abbassate per favore il volume della vostra televisione prima di chiamarci. Iniziamo allora a guardare subito il sito dell'OSMER per conoscere quello che sarà oggi il meteo a Trieste. Cielo in genere variabile, con prevalenza di sole sulla costa e maggiore nuvolosità sulle Alpi, specie al confine con l'Austria. Lo zero termico si porterà oltre i 2000 metri. E le temperature, pianura da una minima di 1-4 gradi a una massima di 16-18 gradi sulla costa, da una minima di 7-9 gradi a una massima di 14-16 gradi. Prime pagine dei quotidiani in edicola, il piccolo, la TBC irrompe in casa di riposo. Trieste, malata un'infermiera di casa Ieralla, profilassi per 214 persone. Subito sopra il caos, mense scolastiche, accordo sugli stipendi di cuoche e aiutanti. Mentre per quanto riguarda l'esame del nuovo regolamento di polizia urbana in Consiglio Comunale, via le multe per chi offre l'elemosina. Un emendamento dovrebbe togliere dalla legge, cosiddetta mille divieti, la contestata norma. E poi sulla sinistra, stop al mandato, l'Università Popolare senza direttore. Alessandro Rossit paga le conseguenze di 20.000 euro di IVA croata che deve appunto pagare l'ente. Al centro pagina, l'8 marzo a Trieste, sfidano in oltre 1.000 la marcia delle donne per dire no alla violenza. Sulla sinistra, la politica al mittente, le critiche sui migranti, Gentiloni, Bruxelles non ci può dare lezioni. Il problema dei migranti neanche Mago Merlino riuscirebbe a risolverlo e in ogni caso l'Italia da sola non può fare di più. Paolo Gentiloni replica all'ennesimo dossier del Consiglio d'Europa che bacchetta l'Italia sulla gestione dell'immigrazione e che arriva a 24 ore dal vertice dell'Unione Europea a Bruxelles. Poi le anticipazioni di un commento di Andrea Sarrubbi che troveremo all'interno del giornale, Progetto Europa, come superare il vizio d'origine, mentre invece in regione, nei supercomuni, il doppio delle assunzioni. Ancora qui al centro, anziana cade dalla barella, si frattura il gomito al pronto soccorso e fa causa ai medici. Mentre rubrica di fumetti, l'eroe daltonico disegnato da una matita triestina. È un personaggio creato da Claudio Chiaverotti, uno dei più bravi sceneggiatori italiani. Poi andiamo, questo è uno dei più bravi sceneggiatori italiani, però invece il nostro concittadino disegnatore è Alessandro Pastrovicchio, che aveva già lavorato per Bonelli Editore, realizzando un paio di numeri della miniserie Sagarò, che è entrato nello staff di illustratori di Morgan Lost. Poi, ancora a fondo pagina, a sinistra la spiaggia di Veglia a numero chiuso. Questo appunto accade su una delle più belle spiagge del Quarnero, mentre sulla destra il ritorno del bomber o rassegna a raffica. Si parla di Carlo Franca, che è appunto il super bomber della Triestina, così viene definito. Sono le 7:05, devo fermarmi per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Sveglia Trieste. Continuiamo a guardare intanto le prime pagine dei quotidiani di oggi in edicola. Il Messaggero Veneto, emergenze, conto alla rovescia per il 112. Il numero unico regionale debutta martedì 14 a Udine e a Gorizia. Subito sopra, vogliono riesumare le province proposta di Lega e Fratelli d'Italia contro la riforma Pannontin. Quattro aree al posto delle UTI. E poi un commento di Omar Monestier, un gioco pagato dai cittadini, riferito appunto a questa ipotesi di ricostituire le province, mentre un intervento anche di Renzo Tondo, la vera sfida è su tasse e lavoro.
Scendiamo più sotto, la polemica in via Aquileia a Udine, i commercianti litigano sui palloncini per l'8 marzo. E braccio di ferro tra un sodalizio autogestito e l'associazione Amici di Borgo Aquileia. Sulla sinistra la fibra ottica raggiunge solo il 6% dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Poi un commento di Andrea Sarubi, il medesimo che abbiamo visto anticipato sulla prima pagina del Piccolo, con un titolo diverso, il difetto di fabbrica europeo. Mentre titoli di spalla, il segretario provinciale lascia, addio polemico di Pozzo, il Partito Democratico mi ha deluso. Come un fulmine al ciel sereno, sull'assemblea del PD sono piombate le dimissioni del segretario Massimiliano Pozzo, appunto segretario provinciale del Partito Democratico. Poi, più sotto, in piazza San Giacomo, sempre a Udine, il TAR fa riaprire il bar chiuso dopo la rissa. E ancora, andiamo a fondo pagina, una friulana al posto di Cracco, parliamo di Masterchef, Antonia Klugman del ristorante Argine di Venco, è in pole position per sostituire appunto Carlo Cracco nella trasmissione Masterchef. E ancora, da UFO Robot a Dragon Ball, a Udine la festa dei cartoon. Questa è la prima pagina del Messaggero, passiamo al Corriere della Sera. Caso Lotti, scontro nel PD, parliamo della Consip, il PM Woodcock attacca il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. L'ex Premier sconfessa Gentiloni sul fisco. Mentre Renzi dice, sono certo dell'innocenza del Ministro, e ancora Emiliano, Luca invece dice, dovrebbe sacrificarsi. E poi il retroscena, intercettazioni, si accelera con il via libera del Consiglio dei Ministri e la fiducia sulla riforma del processo penale, ripartono i tentativi di mediazione sulle regole per le intercettazioni. E poi invece una novità, tassa fissa sui ricchi stranieri. Il fisco apre le porte ai ricchissimi che vogliono stabilirsi in Italia. Sono 100.000 euro all'anno di tassa fissa per 15 anni, a prescindere dai guadagni. Sulla sinistra un intervento di Ernesto Galli della Loggia, progresso e tra parentesi declino a sinistra. Mentre sulla destra la rubrica Storie e Volti, al Museo di Reggio Calabria, i bronzi di Riace senza sentinelle, nel senso che i sistemi di controllo high-tech per proteggere appunto le due statue non sono mai entrati in funzione. E poi invece una polemica a Biella, il film anti-Israele che piace all'Ampi. Diventa un caso il patrocinio dell'Associazione Nazionale Partigiani al film Israele Il Cancro. Scendiamo al centro pagina, addio all'etologo che raccontava la natura, è morto Danilo Mainardi, scomparso appunto ieri a Venezia a 83 anni. Nella foto qui è raffigurato col suo cane orso. E se ne va un etologo di fama mondiale, quindi Danilo Mainardi è appunto scomparso ieri. Qui dice poi il commento di Paolo D'Amico, Mainardi e gli animali, un amore non fanatico. Poi sulla destra lo sciopero di ieri perché è stato un errore, ragioni giuste ma troppe divisioni. E ancora il ministro Minniti con paesi europei e africani, piano migranti, il vertice a Roma. E quindi l'ipotesi è che partner europei e paesi del Nord Africa si riuniscano a Roma, forse entro pochi giorni, in un vertice sulla crisi dei migranti con nuovi centri di controllo nelle nazioni di transito. Per Marco Minniti, ministro dell'Interno, bisogna dare continuità agli accordi avviati con il governo libico di Fayez Sarraj. E ancora a fondo pagina la rubrica Il caffè di Massimo Gramellini, spremuta di MC Silvio. Berlusconi da McDonald's e come Renzi in fabbrica, Grillo a yoga o Salvini in libreria. Una contraddizione in termini. Questo l'incipit del commento di Gramellini. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera e quindi ancora questa notizia di sport. In Champions battuto il PSG, Barcellona, storica impresa, rimonta da 0-4 e vince 6-1. Bene, e poi ancora un'inchiesta del Corriere, la famiglia, poi la carriera, il salto degli uomini. Prima pagina del Corriere della Sera è tutta qui, torniamo allora al Piccolo di Trieste, iniziamo come sempre a sfogliare il nostro quotidiano. Il caso a Trieste, infermiera malata di TBC, controlli su 214 persone.
operatrice della residenza Casa Iralla, che si trova a Patriciano, colpita da tubercolosi polmonare. Avviate le verifiche e la profilassi su 112 anziani ospiti e sui 102 dipendenti. La struttura si trova appunto a Patriciano. La direzione ha fatto sapere che la lavoratrice non è attualmente in servizio perché è sottoposta a cure. E qui la storia di questa struttura, che è un ente di proprietà della diocesi di Trieste, è stato creato negli anni 70 per i sordomuti. Poi il piccolo ricordo del caso precedente della pediatra, affetta appunto anch'essa da TBC, e i test sui 3.500 bambini. L'allarme c'era stato nel settembre scorso, 4 piccoli avevano contratto la patologia. E poi c'è un intervento di Riccardo Tomins, esperto appunto, è il direttore della struttura complessa di igiene, sanità pubblica e prevenzione ambientale dell'azienda sanitaria universitaria di Trieste, che dice il contagio non è facile. E comunque è stata attivata l'unità di intervento e il quadro è tenuto sotto controllo. Poi andiamo avanti, arriviamo alla politica nazionale. Il governo è i nodi della politica. Gentiloni contro l'Unione Europea, non accetto lezioni. Migranti, Bruxelles bacchetta il nostro paese per i ritardi sui ricollocamenti. Il Premier dice una rigidità distratta, neppure Mago Berlino risolve il problema. E poi a fondo pagina sì al registro delle concessioni per le spiagge, la proposta del ministro Calenda, mentre esita ancora il disegno di legge sulla concorrenza. Qui anche la notizia che abbiamo visto sugli altri quotidiani, l'Italia per Paperoni con 100.000 euro si fa pace con il fisco, l'esecutivo vara la tassa annuale per attirare stranieri ricchi, in Senato l'ok al decreto povertà, e poi per Equitalia invece una nuova scadenza. A fondo pagina, statali sbloccate le risorse per il contratto. Il ministro Madia firma il decreto, soldi anche ad assunzioni, verso l'intesa su furbetti e partecipate. La pagina successiva, Consip e scontro tra procura e difesa. Romeo resta in cella, attesa decisione del giudice. Renzi senior in pellegrinaggio. Legnini del Consiglio Superiore della Magistratura, eclatante fuga di notizie a danno a credibilità. Mentre più sotto, il ministro difende il manager, Padoan blinda Marroni, nessuna violazione. E quindi Luigi Marroni rimane al suo posto, però, e per ora non c'è nessuna appunto violazione, così ha spiegato il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, finito sotto il fuoco di fila dell'opposizione in occasione del question time settimanale. Andiamo a fondo pagina, Matteo Renzi a porta, l'ex premier no all'aumento IVA, attacco frontale a Emiliano sui vaccini, così perde la faccia. Arriviamo nella nostra regione, lo scontro sulle UTI, Panontin scrive ai sindaci e ai prefetti ricordando che solo chi aderisce alle unioni potrà sostituire il 100% dei pensionati. E poi ancora il titolo principale, un bonus assunzioni nei super comuni. La proposta invece di Lega e Forza e Fratelli d'Italia AN, il centrodestra sollecita la rinascita delle province, che non si chiameranno più province, ma saranno aree provinciale giuliana, area provinciale goriziana, area provinciale pordenonese e quindi area provinciale udinese. Nulla di troppo diverso da prima della legge 26 del 2014 a livello di confini, mentre per quel che riguarda le competenze da gestire e il sistema elettorale, il riferimento è alla legge del Rio, cioè la 56 del 2014. Questo i principali punti della proposta di appunto ricostituire le province. Poi andiamo a fondo pagina, comunque la riforma degli enti locali è sotto la lente della Corte dei Conti, illustrato dai magistrati nel Friuli Venezia Giulia, il monitoraggio di autonomie locali, ex province, ma anche la sanità, quindi anche la riforma sanitaria. Subisce una verifica da parte della Corte dei Conti. Andiamo agli esteri, indagine negli Stati Uniti sullo spionaggio della CIA. Dopo la diffusione dei file da parte di Wikileaks, l'FBI cerca la talpa che ha passato le informazioni, le ombre sulla Russia. E poi però un esperto dice, vuoi veramente la tua privacy, non devi mai usare la mail e il telefono.
Allora, siamo poi a fondo pagina, il fratellastro del leader, il figlio di Kim Jong, appunto il fratellastro del leader che dice il figlio è stato ucciso. Poi andiamo ancora più avanti. Allarme NATO per l'esercito del Kosovo. Il segretario generale Jens Stoltenberg, preoccupazione per l'impatto della decisione di Pristina sulla sicurezza dell'area. Uno schiaffo alla leadership politica che vuole dare al paese un proprio assetto stabile per difenderne la sovranità nazionale. E ancora poi c'è un duello tra Croazia e Serbia sul monumento a Tepic, che a 25 anni dalla morte viene definito, cioè ci si chiede se era un eroe di guerra o un criminale. E su questo tema c'è lo scontro fra due paesi. Proseguiamo la lettura, siamo alla pagina dedicata all'Istria, Quarnero alla Dalmazia, a numero chiuso, la spiaggia più bella dell'isola di Veglia. È la proposta degli esperti per evitare il sovraffollamento che a luglio e agosto trasforma Vesca Nuova in un formicaio. Scendiamo ancora alla pagina successiva. Trieste invasa dalle donne. Basta violenza. I 2000 hanno sfilato ieri per le vie del centro, dall'università al comune, raffica di iniziative. Affollato corteo dell'8 marzo con il movimento Non Una di Meno. In sala Tergeste uno stand della polizia per le denunce delle vittime. E ancora la giornata sempre di ieri. Marea rosa in piazza. Stop alle disparità. Abbiamo pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, dove per noi al telefono c'è il tenente Fulvio De Grassi. Buongiorno tenente. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Diciamo che la nottata appena trascorsa non ha manifestato accadimenti particolari per quanto ci riguarda, interventi solamente di routine. Al momento, mi sentite? Perfettamente, sì. Pronto? Tenente, io la Sì, sento. sento tutto un fruscio forte, ma io continuo a parlare, spero mi sentiate. Diciamo che la situazione al momento del traffico, come sempre a quest'ora, è tranquilla, la giornata è propizia dal punto di vista meteo, non abbiamo particolari accadimenti che potrebbero andare ad influire pesantemente, tipo il corteo di ieri, sul traffico veicolare. Al momento segnalo solo dei lavori con un restringimento di carreggiata sul corso Cavour all'intersezione con la via Valderivo. Al momento non ho altre notizie. Perfetto, grazie allora Tenente per queste informazioni, ci aggiorniamo in un collegamento successivo. Intanto buona giornata e buon lavoro. Sì, la sento come se fosse una tempesta di neve, comunque va bene, ci sentiamo più tardi, Va naturalmente. Buona bene, giornata a tutti. grazie, grazie. No, grazie a Dio non c'è nessuna tempesta di neve qui dentro, anzi fa anche abbastanza caldo. Vabbè, allora, continuiamo la lettura del giornale, siamo alla pagina dell'economia, pagina 12, Popolari Venete in campo il tesoro, l'amministratore delegato Viola da Padoan, l'antitrust dell'Unione Europea apre a compensazioni sulle vendite abusive, niente rimborsi più alti se lo Stato entra nel capitale. E poi il direttivo della Banca Centrale Europea, i mercati oggi guardano a Draghi, test inflazione. E poi il risico dell'auto, Volkswagen chiude la porta a Fiat Chrysler, Matthias Müller, numero uno del gruppo tedesco, dice non vediamo Marchionne da mesi. La pagina successiva, l'Argentina guarda al porto di Trieste per l'export verso est. La missione della delegazione regionale con Serracchiani, collaborazione economica e progetti infrastrutturali con il Friuli Venezia Giulia. Mi segnala la regia che c'è un telespettatore al telefono. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno Bruno qua. Bruno, Asimati. Ecco, volevo dire che solo questa roba che fa rabbrividire quell'articolo che lei l'ha letto per quel che riguarda la TBC, 3.000 bambini guardati, 280 in osservazione, anziani, Sì. eccetera. Ma il concetto è questo, cioè, no, non se poi dico mi tra le righe a ravvisare in un provocato disastro. Adesso chi paga sta roba qua? Adesso questo è il concetto. Adesso ha ricaduta queste conseguenze. Adesso uno che legge il giornale dice, boh, 3.000, ecco che l'azienda sanitaria si dà da fare, ben d'accordo. Ma io era da prevenire, no? Quindi, insomma, se no, dai all'untore, ecco, quindi queste notizie che fa tremare, no? In che manca il semo,
chi dirigi, no? Come può succedere? La domanda è, mica sono ormai, ma come buca, sono sveglio, dico, come può succedere questa roba? La me può spiegare lei forse? Grazie. No, ma può spiegarsi un po', è un po' difficile, anche perché ricordo quanto si era già detto a settembre, quando appunto era scoppiato il caso della pediatra infetta che aveva continuato a visitare un sacco di bambini, e abbiamo visto appunto che sono 3.500 quelli che poi sono stati controllati dall'azienda sanitaria. Quella volta si diceva che comunque la TBC uno la può magari incontrare anche in un paese estero, facendo magari un viaggio o in altri modi, che però finché non si manifesta, appunto, come sappiamo, con problemi alle vie respiratorie, uno difficilmente immagina di avere quel tipo di malattia. Quindi la prevenzione viene fatta, credo, in maniera comunque obbligatoria per quanto riguarda gli operatori sanitari. Evidentemente poi qualche falla nel sistema ci può sempre essere, ma magari su questo sarà opportuno che sentiamo, come abbiamo visto prima, già intervenire sullo stesso Piccolo il direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Riccardo Tomins. Magari questa mattina vedremo di raggiungerlo telefonicamente e farci dare qualche spiegazione. Comunque lui dice, magari vi posso anche, abbiamo ancora un paio di minuti prima delle 7.30, ne approfitto visto che il signor Bruno ci ha posto il quesito, vi leggo quello che il medico dice su questo accadimento. Il contagio non è facile, appunto il titolo dell'articolo. Abbiamo fatto subito un sopralluogo alla struttura, attivato l'unità di intervento come per i passati casi di TBC e tenuto un incontro con gli operatori della casa di cura e i parenti degli ospiti. Tutto sotto controllo grazie a un lavoro di squadra che in passato ha funzionato bene e che ha subito trovato la piena collaborazione della struttura interessata. Riccardo Tomins, direttore della struttura complessa di igiene, sanità pubblica e prevenzione ambientale, appunto dell'azienda sanitaria, tranquillizza sull'immediata mobilitazione in seguito al nuovo caso di TBC emerso ieri a Casa Iralla. L'articolista, che è Diego D'Amelio, gli chiede cosa farete nei prossimi giorni. Seguiremo i dipendenti della struttura e gli anziani, e la risposta di Tomins: i primi seguiranno l'iter normale, due prelievi di sangue a distanza di un paio di mesi per controllare l'effettiva presenza dell'infezione. In caso di positività scatteranno le analisi specialistiche e tutte le misure del caso. Gli anziani potrebbero invece rispondere ai test con un falso negativo a causa di un sistema immunitario poco reattivo nonostante l'infezione. Faremo allora due radiografie polmonari a distanza di tempo per individuare precocemente la malattia qualora sia presente. E poi si chiede quali sono i soggetti più esposti al rischio di contrarre la malattia: i bambini sotto i 5 anni e i soggetti con deficit nel sistema immunitario. Questa è la risposta: sieropositivi, alcolisti e malati cronici, fra cui dunque anche i grandi anziani. E poi ecco la domanda importante: come si contrae la malattia? La risposta: non si tratta di una malattia altamente contagiosa. La trasmissione avviene solo per via aerea e solo da chi ha già una TBC aperta, cioè quella in cui la caverna dei polmoni si ulcera e i bacilli si liberano e possono essere trasmessi con la tosse. Il contagio parte da qui e non da chi è venuto semplicemente a contatto col batterio. Non basta un colpo di tosse o uno starnuto, le linee guida internazionali parlano di un'esposizione continuata di circa 8 ore. I tempi possono accorciarsi se si tratta di bambini o soggetti deboli. E poi, per quanto riguarda come si cura, nella maggior parte delle volte si tratta di una procedura semplice. Distinguiamo però fra persona infetta e persona malata. Nel primo caso, quando il batterio è presente ma l'infezione non è ancora diventata malattia, serve una profilassi di alcuni mesi con un antibiotico. Se la TBC non è presa per tempo e diventa malattia, serve una terapia antibiotica che può durare anche 2 anni. Ma può essere fatta a domicilio. E poi ancora, i possibili contagi di Casa Iralla rientrano nella sfera che precede la malattia? Se ce ne fossero sarebbe così. Anzitutto vediamo se ci sono stati altri contagi e ricordiamo che molti infetti guariscono da soli senza nemmeno bisogno di curarsi. Noi faremo comunque tutti gli screening per trattare le infezioni prima che progrediscano a malattia. E infine, quali sono i sintomi? All'inizio non sono facilmente identificabili: tosse, febbre, sudorazione, perdita di peso, poi la tosse aumenta,
Se dura più di 2 settimane bisogna rivolgersi al medico, soprattutto se accompagnata da sangue nell'espettorato. Se tutti si facessero controllare, intercetteremmo molti più casi di TBC aperta. Questo quindi è il commento del dottor Riccardo Tomins. Mi fermo per la pubblicità, ci rivediamo fra poco con il nostro primo ospite Paolo Polidori, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale. Eccoci nuovamente in studio con Sveglia Trieste, dove è benvenuta Paolo Polidori, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io direi che potremmo cominciare dalla notizia che c'è sul Piccolo, che mi ha dato anche noi ieri, che riguarda la proposta formulata dal gruppo della Lega Nord in Consiglio regionale insieme ai colleghi di Fratelli d'Italia AN per quanto riguarda la ricostituzione delle province, un'ipotesi che l'abbiamo anche letta poco fa con i nostri telespettatori, va in qualche maniera a ripristinare quelli che erano gli enti, dandolo un nome diverso, ma sostanzialmente i confini che sono stati tracciati ricalcano quelli che erano delle province, con alcune magari modifiche per quelle che saranno poi le competenze di gestione del territorio, ma comunque diciamo che il principale obiettivo di questa azione è abolire le UTI previste dalla riforma degli enti locali varata dalla Giunta Serracchiani nel 2014. Allora andiamo subito nel torbido, ci buttiamo subito nella questione, una delle questioni principali. Questo è ovviamente una proposta da parte del centrodestra, anche della Lega ovviamente, per quanto riguarda il ripristino in un certo senso di quell'istituzione che era stata così velocemente, furbescamente cancellata dal governo Renzi, facendola passare come una spending review, cioè un'operazione di risparmio di risorse pubbliche. Così si è visto che non è stato. Il PD ha messo in piedi sia a livello nazionale, perché non dimentichiamoci che il referendum del 4 dicembre andava a riformulare anche a livello istituzionale quella che era l'assetto degli enti locali. È andato molto male per la sinistra, tanto è vero che oggi ci troviamo nella regione Friuli Venezia Giulia ad avere un paradosso: c'è l'unica regione che non ha le province, perché il referendum ha sonoramente bastonato questa orrenda, orribile proposta della sinistra, che nel Friuli Venezia Giulia si traduce con l'abolizione delle province e la nascita di questo aborto istituzionale denominato Unioni Territoriali Intercomunali, che fanno passare da 4 centri di costo che erano le province a 18 centri di costo, alla faccia della spending review, e dove oggi praticamente si assiste a un vero e proprio ricatto da parte dell'assessore Panontin, che evidentemente vede molto vicino il fallimento delle UTI in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Si è visto anche l'ultima uscita del comune di Monfalcone, che faranno cadere con anche la prossima uscita da parte del comune di Trieste, dalle UTI stesse, che faranno fallire questa assurda invenzione istituzionale che ha portato soltanto disagi e ha fatto spendere tanti soldi alle istituzioni, perché non è vero che ci sono risparmi, anzi i costi sono ancora più elevati, saranno ancora più elevati, i comuni non trarranno beneficio e soprattutto i cittadini non trarranno alcun beneficio. E allora è giusto ripristinare questo attraverso questo disegno di legge, questa proposta di legge, una istituzione come era quella delle province, se non ripartiamo da questo punto di vista, perché ovviamente siamo di fronte all'ultimo canto del cigno da parte non solo di Panontin, ma sicuramente da parte della Serracchiani, che è l'ultimo baluardo dopo il fallimento renziano a 360 gradi da tutte le parti, lo si vede anche oggi. La Serracchiani rappresenta l'ultimo baluardo che noi andremo a colpire e a demolire in breve tempo per ripristinare quella organizzazione istituzionale che deve più confacere alla nostra regione, al Friuli Venezia Giulia.
Qualcuno maliziosamente potrebbe obiettare che però la politica si sente orfana di alcune poltrone, come quella di presidente della provincia, di assessore, di consigliere, e quindi il fatto di voler ripristinare questi enti, che sarebbero comunque soggetti quindi a un'elezione e a quindi a un consiglio che li va a gestire, vuole, diciamo così, rimettere a disposizione alcune posizioni che bene o poco, qualcosina, erano comunque remunerate. Ma guardi, partiamo dal basso, partiamo da qual è il livello istituzionale che meglio gestisce le risorse a livello locale. Ecco che allora dalla proposta della proposta di legge si evince che la soluzione di questa formula è il fatto di andare ad aggregare comuni o territori che possono gestire insieme un determinato servizio, perché questo è il vero risparmio, non il fatto di mettere in piedi 18 centri di costo, neanche il fatto di mettere in piedi 4 province con 4 presidenti di provincia che poi alla fine non hanno avuto, soprattutto nella provincia di Trieste, un peso politico determinante, almeno così come erano formulate le province. È ovvio che questo discorso va rivisto da zero, rivisto dal basso, perché noi siamo federalisti, noi della Lega siamo federalisti, quindi crediamo che dal basso devono esserci quelle opportunità organizzative che facciano poi risparmiare e gestire al meglio le risorse. Certo, quindi diciamo così, la principale accusa è che le UTI a tutt'oggi sono delle scatole vuote o quasi, cioè non hanno avuto ancora la capacità di iniziare a svolgere i compiti per le quali erano state studiate e volute, e diciamo così, è stata in qualche maniera un modo per cercare di tornare indietro. C'è stata una volontà di rendere le UTI non operative, o sono proprio delle carenze organizzative e strutturali? C'è la legge, diciamo, in qualche maniera è stata fatta male? No, guardi, ecco, io posso dare l'esempio del Comune di Trieste. Il Comune di Trieste addirittura a denti stretti ha approvato lo statuto ultimo, perché era comunque meno peggiorativo di quello precedente, quindi a denti stretti, però voglio dire, ora il Comune è in attesa di vedere come e in che modo si metteranno in piedi questi aborti istituzionali, ma di fatto non è successo assolutamente nulla, personale non c'è, i servizi sono comunque ancora in mano ai comuni, quindi non si può neanche dire che è un bambino nato morto, perché non è un qualcosa che non è neanche venuto alla luce, purtroppo, cioè, anzi per fortuna, e quindi su questo ci sta tutto il significato del grande e enorme fallimento della Giunta Serracchiani, ovviamente dell'assessore Palonti, ma in primis della Giunta Serracchiani e della Serracchiani in particolare, fallimento che lo si vede giorno dopo giorno anche con l'uscita da parte dei comuni. Sono tantissimi comuni che non hanno aderito, e noi come Comune di Trieste ci apprestiamo a dare la spallata finale a questa serie, ripeto, di ricatti veri e propri, perché non si può dire che se tu entri nell'UTI avrai più soldi e se resti fuori avrai meno soldi. Questo tradotto, caro Palonti e cara Serracchiani, significa che voi ricattate la gente, non ricattate il comune che non entra nell'UTI, perché voi ricattate la gente dicendo: se il comune non entra, noi non daremo i servizi essenziali per i cittadini, non daremo i soldi per fare le strade ai cittadini. Ma stiamo scherzando? Ma è questo il modo di fare politica? Questa è una vergogna dal primo all'ultimo punto per come si sono messe le cose, e fa il pari ovviamente con i ricatti che si sono messi in piedi per quanto riguarda lo scorso referendum del 4 dicembre, che ha avuto una stangata del 67% da parte dei tanti cittadini che hanno votato no. Beh, in effetti c'era stata già in fase di approvazione degli statuti, c'era stata così la minaccia da parte della regione in riguardo dei comuni che non avessero approvato lo statuto di commissariarli, di mandare un commissario ad acta, certo, per far portare compimento questa, vede, questa decisione. C'è un filo conduttore per quanto riguarda sia la riforma delle UTI sia per quanto riguarda il referendum, ed è il meccanismo di togliere la sovranità al basso, cioè ai comuni, agli enti territoriali per quanto riguarda la regione, allo Stato italiano per quanto riguarda il meccanismo del referendum, perché anche lì si diceva che si toglierà la sovranità allo Stato italiano e quindi al popolo, quindi parliamo di primo articolo della Costituzione, per delegarlo in toto, in un caso all'Unione Europea e in un caso alla Regione o a queste UTI che sono praticamente erano state costruite in modo tale, perché anche questo non bisogna dimenticarlo, in modo tale che
il Partito Democratico, con, parlo per quanto riguarda il territorio di Trieste, avesse la prerogativa di decidere di avere la maggioranza sempre a prescindere, perché c'era un peso, c'è ancora un peso assolutamente determinante, sproporzionato per quanto riguarda i piccoli comuni nei confronti dei comuni di Trieste. Addirittura lo statuto prevede che in determinati casi si può andare a votare per testa, quindi sei comuni della provincia di Trieste, quindi Muggia, Sant'Oligo, che non, insieme con Morupino, Esgonico eccetera, non raggiungono un decimo della popolazione del comune di Trieste, potrebbero addirittura agire in maniera determinante, questa, se, vedete voi se è democrazia, no? Per cambiare, per modificare il regolamento e lo statuto dell'UTI stessa. Abbiamo un telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Ah, pronto, buongiorno, vi ringrazio sempre per poter intervenire nella trasmissione, perché è l'unica voce che abbiamo ancora a Trieste, tirando via naturalmente voi, il piccolo giornale, anzi scusi, il giornale Il Piccolo e la RAI e gli altri canali di informazione non danno certamente voce al cittadino. In riferimento, allora, tralasciando un attimo il fatto di aborti e di morti, perché la politica italiana si vede nei fatti, basta girare per strada o guardare un po' di televisione la sera per vedere cosa ha causato la politica italiana in Italia. Ma non è un fatto che ci riguarda tanto. Parliamo di province. Cosa si tira via e si mette? Che provincia? Di che provincia stiamo parlando? Quando è stata formata la provincia di Trieste? La provincia di Trieste è un ente del territorio libero di Trieste. Perché, diversamente, se fosse una provincia italiana, avrebbe ancora i comuni di Monfalcone e di Grado, che nel 1947 sono passati sotto la provincia di Gorizia. Allora di cosa stiamo parlando? Visto che si parla tanto di onestà, visto che anche il signor Polidori vedo che è molto ferrato nelle cose, non mi può dire che non sa queste cose qua. Quando vanno all'estero a Saracchiani con l'assessore Torrenti, vanno a promuovere, oppure il direttore del porto promuove il porto franco tutto d'un tratto, sembra che Trieste sia stata inventata ieri. Trieste è nata e cresciuta con il lavoro del porto. Trieste è stata fatta quello che è, quello che era, anzi, perché per la sua posizione geografica. Ma di cosa stiamo parlando? Vogliamo fare allora, visto che parlate tanto di onestà voi politici, vogliamo fare un po' di chiarezza? Per cortesia, prima di chiudere un attimo il telefono, vorrei sentire il signor Polidori di che provincia stiamo parlando. Quando è stata fatta la provincia di Trieste come provincia italiana? Nel 22 e nel 23? Sì, ma non esiste più quella provincia. Certo. Con che legge è stata fatta adesso? Un regio decreto era quella volta del 1922. Esatto. Comunque le rispondo. Comprendeva anche il mandamento di Monfalcone e di certo, Grado. Certo. Perché è stato levato via? È stato levato via? Le posso rispondere adesso, se ha detto che mi ascolta. Certo. Beh, non è che le dico non l'ho tolto via né io né la Lega, perché stiamo parlando no, di. Però era giustamente bisogna conoscere la storia per poter poi interpretare anche la situazione attuale e il futuro. È vero che la provincia di Trieste, come diceva il signore, è stata istituita con un regio decreto nel 1922, aveva un altro territorio più vasto. Sì. Non dimentichiamoci che fino alla sconfitta, no? Quindi della seconda guerra mondiale, il territorio di Trieste andava anche oltre verso la Slovenia. Poi certo, le cose, quel territorio è cessato con il 92-93 con tre risoluzioni dell'ONU. Sì, allora io ho capito. Non esiste più. Inutile voler parlare della zona B, perché di sogni non si può parlare. Parliamo di robe concrete. Allora, scusi. Come è stata istituita la provincia di Pordenone con un decreto legge? È passato sulla Gazzetta Ufficiale, è diventata legge, mi dica quando è stata istituita la provincia di Trieste come ente dell'Italia, e lo dica.
Sì, allora, se mi lascia parlare poi... Certo, ecco, volentieri. Okay. No, se no facciamo dibattito, non si sente bene il... Non vorrei fare un dibattito, io la ringrazio, però chiudiamo la telefonata e ascolta in diretta la risposta del nostro ospite. Prego, Polidori. Sì, allora, al di là del fatto di fare escursus su come è nata, su come è, eccetera, eccetera, dobbiamo guardare quello che può essere fatto per il meglio dei cittadini, no? A livello del nostro territorio, parliamo della provincia di Trieste, è ovvio che ci siamo trovati a un certo punto, dopo la guerra, dopo il trattato di pace, ad avere un territorio monco, perché la provincia di Trieste non è altro, iniziava con, quando si parlava ancora di linea Morgan, dove gli alleati chiedevano l'accesso al porto di Trieste e un collegamento con il nord Europa. Questo era soltanto il territorio della provincia di Trieste, e all'inizio era soltanto questo. Ovviamente ci si è trovati con un territorio che non c'era più, perché Trieste a est ha perso comunque, in base dopo la guerra, ha perso i suoi territori, e a ovest ovviamente si è, ma ovviamente questa non è storia che ho fatto io, ma è storia della Democrazia Cristiana dell'epoca, si è deciso di attaccare questa virgola al territorio dello Stato italiano, che era confinante con, al di là della Venezia Giulia, con i Friuli. Per cui si è fatto anche qui un errore, ma che geograficamente era difficile collocare in maniera diversa, non sto facendo, sto soltanto facendo un'analisi oggettiva, sul fatto che la provincia di Trieste non poteva non essere attaccata al Friuli. Poi è nata una regione sbagliatissima, perché dall'inizio ovviamente c'è stato, e fino ad oggi continua ad esserci, questo peso assolutamente preponderante da parte dei consiglieri del Friuli, perché il territorio ovviamente è molto più vasto e numericamente maggiore di quello della provincia di Trieste, per cui ci si è trovati a scontare dal 1963, anno della Costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, tutta una serie di prevaricazioni da parte dei consiglieri friulani nei confronti dei triestini. Ma questa è storia, questa è soltanto un'analisi. Poi su cosa si vuol fare di questo territorio, le proposte ne abbiamo fatte tante. Io sono sempre, c'è una parte ovviamente della popolazione anche consistente che parla di TLT, ci sono delle, non vorrei rientrare in questa tematica, che è una tematica molto complessa, ma io direi che da federalista, da autonomista quale sono, io dico che Trieste deve avere comunque tutte le caratteristiche, e ce le ha, anche come diritto sancito da un trattato internazionale, che è quello del trattato di pace, compreso l'allegato ottavo, di avere tutte quelle prerogative di città autonoma, che quindi deve e può anche sostenersi da sola, anche con l'autotassazione, quindi non dando più, ma questo in attuazione dell'allegato ottavo, tasse, a pagare più le tasse allo Stato italiano, ma gestire attraverso la valorizzazione del porto, e del porto franco soprattutto, gestire le proprie risorse e vedere un altro futuro rispetto a quella virgola attaccata al Friuli, che in questo momento ci fa più male che bene. Venendo restando sul piccolo e continuando a sfogliarlo, siamo arrivati alla pagina dedicata all'esame, questa che inizia questa sera con il voto sugli emendamenti sul nuovo regolamento di polizia locale. E il piccolo titolo: patto sui 1000 divieti, dare l'elemosina non è più fuori legge. Decisivi gli emendamenti di Forza Italia in vista del dibattito di stasera, che vede all'ordine del giorno ben 181 proposte di modifica. E scorrendo l'articolo di Giovanni Tomasin, c'è l'affermazione del capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Piero Camber, che dice assieme ad Alberto Polacco è il primo firmatario delle modifiche da destra, fra virgolette. E Piero spiega: la Lega Nord assieme alla polizia locale si è fatta carico di stilare la prima stesura del regolamento, noi abbiamo raccolto quello che è emerso dalle commissioni, oltre alle richieste di Forza Italia e degli altri partiti, l'abbiamo condiviso e presentato in forma di emendamento di tutta la maggioranza. E il risultato finale, prosegue Camber, migliora di gran lunga il testo. Quindi Forza Italia da un lato, Lega Nord dall'altro, come funziona? No, allora, intanto c'è stato anche già qualche chiarimento questa mattina, perché è venuto fuori dal piccolo il fatto che Forza Italia è la prima firmataria degli emendamenti. Non è assolutamente così.
il lavoro è di squadra e la squadra del centrodestra, quindi Forza Italia, Lista di Piazza, Lega Nord e Fratelli d'Italia hanno contribuito con lavoro fattivo, per carità di Dio, di Forza Italia, ma non esiste un primo firmatario, esiste una condivisione a 360 gradi, io dico a 340 perché ovviamente ognuno porta le sue prerogative che poi devono essere discusse all'interno di tutta la maggioranza ed è giusto che sia così, ma non esiste un primo firmatario, per cui da questo punto di vista io rivendico il gioco di squadra, rivendico il gioco di tutto il team sia della maggioranza, compreso il vice sindaco Roberti, per arrivare a un testo il quale dall'inizio è stato detto che avrà dei principi che non possono essere demoliti, ma sul quale testo ci si potrà ragionare. Tanto è vero che abbiamo fatto un percorso lunghissimo, ma di condivisione, di compartecipazione anche nei confronti dell'opposizione, perché abbiamo fatto ben 11 ore, dico 11 ore di commissioni, dove c'è stato un confronto con il Partito Democratico, con i 5 Stelle e quant'altro, per cui si è arrivati ad oggi ad un testo che necessariamente sarà modificato, ma non nella sua essenza. Allora, il continuo mille divieti a cui fa riferimento pretestuosamente e strumentalmente il piccolo è di fatto la conseguenza del fatto che un regolamento è una serie di divieti. Se ne sono mille, sarà mille divieti, ma se ce ne sono 100, sarà 100, ma sempre il regolamento è. E allora da questo punto di vista ci sono delle situazioni, delle condizioni che andranno a essere modificate. Si parlava adesso per esempio della questione dell'elemosina, anzi diciamo in maniera molto più precisa, non è neanche nella prima stesura che a tutt'oggi è vigente, diciamo deve essere emendabile, non c'è il divieto di dare l'elemosina. Perché dare l'elemosina può essere fatta anche con beni di prima necessità, come vestiti o cibo. È previsto, fino ad oggi, il divieto di elargire soldi in denaro. E su questo c'è stato un grande ragionamento, sul quale, per quello dicevo 340 gradi, io avrei continuato su questa strada dicendo anche che è una questione non di punizione di chi dà soldi a chi li riceve, perché questo si andava a colpire tra virgolette, ma è una questione educativa che secondo me dovrebbe essere comunque perseguita dal Comune di Trieste, facendo presente ai cittadini che i soldi contanti che vengono dati a chi chiede l'elemosina vanno a finire in mani sbagliate nella stragrande maggioranza dei casi, perché esiste, non bisogna dimenticarselo, esiste un racket di dietro e al di sopra di questo fenomeno. Quindi questa è una cosa che è stata anche denunciata dalla Caritas, non siamo noi i soli a dirlo, c'è un racket dietro che sfrutta queste persone, per cui il fatto di non dare soldi, anche se non verrà punito di per sé, ma la gente dovrà sapere che questi soldi non vanno a finire in buone mani, non vanno ad aiutare queste persone. Nella migliore delle ipotesi, tra virgolette, questi soldi verranno spesi o nelle slot machine oppure in alcol, perché questo alla fine, un disgraziato che non ha casa, non ha soldi, non è che con questi soldi va a pagarsi la bolletta. Cosa si fa con questo denaro? L'avete mai pensato? Perché se ha bisogno di sopperire a una necessità primaria, i vestiti ce li ha da qualsiasi parte, alla Caritas, i frati di Montuzza, cioè in tantissimi posti, nelle parrocchie, li trova i vestiti, quanti ne vuole, da mangiare, non c'è problema, perché grazie a Dio ci sono le messe comunali, ci sono posti in cui andare a mangiare. E allora cosa possono servire questi soldi se non a darli a chi gestisce un racket criminale che noi volevamo colpire, ma che sul quale dovremo fare attenzione come il Comune di Trieste per istruire, per dare questa informazione ai cittadini. C'è un telespettatore in attesa, mi pare. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, dica. Buongiorno. Volevo far porre questo quesito a Polidori. Dunque, ben venga il ritorno delle province, perché il ritorno della provincia definisce sia amministrativamente che economicamente, diciamo, la funzione di un territorio.
Però volevo chiedere, dunque, un grosso pasticcio fatto dal PD è stato quello della desmagnalizzazione del porto Francovecchio, che voglio ricordare che non è irreversibile come è stato detto, in quanto basterebbe che una ditta richiedesse all'autorità portuale la possibilità di installarsi nel porto Francovecchio e l'autorità portuale dà, diciamo, concede la zona franca, no? Certo. Ecco, secondo me questo sarebbe un buonissimo tema da parte del centrodestra di, diciamo, riprendersi questo porto franco, perché sennò questi 60 ettari sottratti così in maniera truffaldina, voglio ricordare che sul giornale Il Piccolo è stato detto che portavano via 10 ettari e non 60, 60 li vanno scoperti dopo? Ecco, anziché, diciamo, proporre, diciamo, tutte cose che assolutamente non servono, non sono utili a livello economico per la città, volevo sapere cosa ne pensa Polidori sul fatto di cominciare a riprendersi e promuovere, visto che c'è adesso il discorso della Via della Seta, la Via delle Sete, che i cinesi sono molto interessati al porto, sia il porto Franco Nuovo che il porto Franco Vecchio come spazi. E voglio ricordare che la Fiat e le generali anni fa volevano installarsi in porto Franco Vecchio e sono stati dalla Camera di Commercio bocciati 18 voti contro 2 a favore. Grazie. Grazie, grazie a lei, buona giornata, qualche istante di pubblicità e poi il commento del nostro ospite tra poco. Eccoci nuovamente in diretta in compagnia di Paolo Polidori, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale. Allora, avevamo in sospeso una risposta con l'ultimo telespettatore. Sì, il telespettatore diceva in maniera puntuale, faceva riferimento al fatto che c'è il diritto inalienabile, perché sancito anche lì dal trattato di pace, di una qualsiasi impresa che volesse collocarsi all'interno del Porto Franco, quindi con i benefici fiscali del caso sanciti anche dall'allegato ottavo, di insediarsi all'interno in questo caso del Porto Vecchio. Quindi questo è un diritto inalienabile. Fino ad oggi però quante imprese hanno fatto questa richiesta? Allora, questo è un quesito sul quale magari mi soffermerò più tardi. Dall'altra parte si dice che c'è stata questa operazione di sdemanializzazione, che io la definisco come una operazione che di fatto è lecita, ma in sostanza lecita non è, perché non si può andare a sdemanializzare qualcosa che non è del demanio pubblico, parliamo sempre del trattato di pace da questo punto di vista, ma facciamo di necessità virtù e diciamo e questa è una legge dello Stato, purché in violazione con i trattati internazionali, però di fatto prendiamo atto di questo e diciamo la cosa positiva è che il demanio, gli ex beni del demanio sono in mano al comune di Trieste, che li può gestire in un certo modo. Allora, va da sé che questa operazione può presupporre il fatto di cominciare a mettere mano al Porto Vecchio dal punto di vista della riqualificazione urbana. Questo non lo vedo assolutamente però in contrapposizione con la possibilità poi che nel momento in cui si cominciano ad allestire i lavori, che si comincia a vedere una zona fruibile, anche aziende, non parliamo soltanto di aziende che producono, non di fabbriche in senso stretto, ma quello che è sancito anche dal trattato di pace è che qualsiasi azienda, ma anche quelle bancarie, anche quelle assicurative, anche quelle di brokeraggio possono insediarsi e porterebbero un valore aggiunto enorme alla nostra comunità. In regime di Porto Franco poi, e lo devono sapere tutti, non si vanno a pagare più le tasse le imposte delle tasse al governo italiano, ma le tasse resterebbero gestite in loco. Le tasse verrebbero pagate soltanto nella misura in cui si va a usufruire dei servizi garantiti all'interno dell'istituendo ente Porto Franco di Trieste. Da questo punto di vista però sono stati fatti dei passi avanti, perché lo stesso Presidente Zeno D'Agostino da questo punto di vista ha portato avanti
perché poi c'erano anche tra l'altro delle proposte in merito da parte della Lega Nord con il deputato Massimiliano Fedriga per quanto riguarda la richiesta dell'attuazione del decreto che sancisce la prerogativa di ente Porto Franco di Trieste. Questo è un primo tassello per arrivare a quello, a quell'obiettivo, cioè il fatto di rendere questa zona in accordo con l'allegato ottavo e quindi con la detassazione fiscale. Su questo sono d'accordo con lo spettatore che ha ben messo a punto determinate questioni, ma sulle quali, ripeto, facciamo di necessità virtù. Gli ex beni del demanio sono ora gestiti dal Comune di Trieste, che ovviamente in mano a una giusta amministrazione, che è quella del centrodestra, che crede alle prerogative del Porto Franco, sicuramente farà in modo di agevolare un discorso da questo punto di vista. Prossimo telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Pronto? 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 Sì, prego, dica, buongiorno. Pronto, buongiorno Bruno qua. Sì. Buongiorno. Bruno, come? Allora, signor Polidori, signor Polidori, buongiorno. Buongiorno. Di quel che ho capito qua, cioè, lei le dice la desmagnalizzazione è lecita di fatto, però di diritto se contro contro le leggi. Lei mi ha capito, dopo no? Le dice, facciamo di necessità virtù. Cosa vuol dire questo? Allora, dopo io ero un altro rappresentante, dici le leggi se queste, no? Trattato di pace, memorandum de Londra, eccetera, però il amministratore italiano, il commissario del governo, per consuetudine ha fatto tutto altro. Adesso la consuetudine nel disattendere le leggi è che se conferma dal fatto, dici demosi una rassegnata e no, demo avanti no, per questo. No, cioè, no, ma c'è una negazione del diritto, no, tra l'altro. Dopo, quindi la capisci, ma lei la sa tutte ste robe, e lei la sa ste robe, però politicamente non la può calcare su questo fatto, non la può sbrisciare su sta roba, e la tocca marginalmente, ma lei è separatissimo su questo. E quindi la dice, facciamo di necessità virtù. Cosa vuol dire questo? E lo schiaffo l'abbiamo preso, facciamo un impacco di acqua di burro e andiamo avanti. Ma non è così la situazione, no? Perché il calpestare delle leggi e dei diritti, insomma, adesso c'è il tribunale per i diritti dell'uomo, il tribunale per i diritti del malato, e solo per noi qua non esiste il tribunale, no? Ecco. Dopo dici, lei la dici, quella virgola, adesso virgola, dopo era un altro del PD e ha detto quella strisciolina di terreno. E quindi noi qua a Trieste siamo una virgola e siamo una strisciolina di terreno. Certo. Per lo metti lì, la metti punto e virgola, no? Almeno perché vediamo di che altezza che avremo. Dopo il fatto stesso che dici le province sono state. Quando nel 54 si è passata sotto l'amministrazione italiana, si è passati i comuni, Trieste e tutti i comuni, la provincia non poteva passare perché non era sotto il territorio libero di Trieste. La Seracchiani nel 63 si è stato fatto lo statuto del Friuli Venezia Giulia, si è stata attaccata questa virgola, e però si è passato il comune, quella eccetera, non la provincia. Nel 2013 la Seracchiani ha costituito la provincia nel 2013 per poter abolire, e adesso vengo solo ancora un poco, no? Dopo qua la Seracchiani ha fatto prima le UTI de Renzi, tutti anche qua a Trieste nel territorio del Friuli Venezia Giulia ha votato contro le UTI, e adesso siamo avanti con le UTI. Quindi nel referendum anche qua nel territorio del Friuli Venezia Giulia da votare contro le UTI, però adesso si dice no, però i puoi fare. Allora qua si tratta di esercizio del potere, cioè l'esercizio del potere se lo fa nell'ambito istituzionale, no? Se no se prendo il potere, quindi arroganza del potere, no? Ecco. Certo. Quindi siamo in un marasma completo qua, no? Quindi viene capito, le UTI sono un aborto, è un danno, chi paga? Chi paga? Siamo sempre là, paga pantalon. Quindi la capisci, a un certo momento il discorso è sempre questo. Dopo lei la dice siamo autonomisti.
siamo autonomisti come il Veneto vuole fare l'autonomia, qua autonomisti, fermo un referendum, solo che qua i cittadini di Trieste non sanno la potenzialità e le leggi che era nel governo militare alleato del territorio libero. Quindi prima bisogna fare una campagna informativa sulle possibilità che aveva il territorio libero di Trieste, che la gente sappia, perché non si è stata informata come al solito, e dopo si fa un referendum, come Zaia farà un referendum, voi proponete un referendum, ecco, che finisce questa storia, no? Grazie. Grazie Bruno, grazie. Buongiorno. Allora, ecco, parto da una delle ultime questioni del signor Bruno, l'arroganza del potere. Questo spiega il perché ho detto che bisogna fare di necessità virtù. Perché? Perché siamo in uno Stato che possiamo anche metterla che ha violato le leggi, possiamo metterla come che ha invaso un territorio che non era di sua competenza? Possiamo metterla come che si è arrogato di prendersi la sovranità laddove era prevista soltanto l'amministrazione? Va bene, perché questo è scritto nei trattati internazionali. Ma di fatto c'è una legge dello Stato che dice il tribunale lo gestisco io, le leggi qui sono quelle italiane, le leggi fiscali, le leggi tributarie, tutto quello che vogliamo. Quindi di fatto dobbiamo ragionare su questa situazione. Far di necessità virtù cosa vuol dire? Vuol dire che l'alternativa, da chiedere al signor Bruno, qual è? Prendere le armi? Lui ha detto farò un referendum. Bene, allora se ovviamente tralasciamo la parte bellica, andiamo sulla parte della partecipazione popolare. Ma allora ci sono elezioni, ci sono referendum, giustamente diceva c'è il referendum del Veneto, vedremo cosa porta. Noi abbiamo già la base per poter determinare tutto ciò. E questo è stato anche un quesito fatto da nostri parlamentari della Lega a Bruxelles, ai quali è stato risposto che nel territorio di Trieste vige il trattato di pace e vige il regime di Porto Franco, per cui abbiamo a disposizione tutto quanto. Manca chi accende il fuoco, ma come dicevo prima, se non c'è una impresa che fa domanda, noi possiamo fare la nostra, possiamo promuovere, ma anche ovviamente la Port Authority può e deve promuovere questa opportunità, perché Zeno D'Agostino ha capito, lo sa perfettamente quali sono i benefici di un regime fiscale qui a Trieste, per cui le potenzialità ci sono sempre. Io dico, nel frattempo, che cosa facciamo? Facciamo di necessità virtù. Allora diciamo, anche se non è vero e lo sappiamo, che si è sdemanializzato qualcosa che non era del demanio. Bene, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno dice che è il comune e non il demanio ora che gestisce tutta questa enorme, no, questi 60 ettari che sono una zona assolutamente enorme da gestire e un'enorme opportunità. E questo è il bicchiere mezzo pieno, cioè se lo facciamo in modo tale da mettere in piedi sia infrastrutture, perché ci vogliono fare tutti i lavori delle fognature, dell'illuminazione, bisogna comunque mettere mano in maniera pesante a moltissimi degli edifici del Porto Franco, allora da questo punto di vista il Comune però può cominciare una strada e anche di divulgazione, di informazione, non solo ai cittadini, perché in tutto il mondo, e lo fa anche la Port Authority, bisogna far conoscere le prerogative del Porto Franco, perché questo lo si dice subito. Cosa vuol dire Porto Franco? Vuol dire che si tratta di una zona detassata ed è fiscalizzata, cioè un'impresa deve sapere che andando lì non pagherà più le tasse al governo italiano, perché così dice l'allegato ottavo, ma le pagherà nella misura in cui i servizi dell'ente Porto Franco, istituendo l'ente Porto Franco di Trieste, no, verranno richiesti, che saranno ovviamente una parte minima, quindi non IVA, non altro, non tutto, anche sulla possibilità di produrre beni e servizi. Quindi c'è l'opportunità resta. Abbiamo detto, vediamo il bicchiere mezzo pieno e facciamo di necessità di virtù sul fatto che oggi è il Comune di Trieste ad avere il timone in mano, ancorché con una legge che potrebbe essere definita come una violazione di un trattato internazionale. Sentiamo il prossimo telespettatore. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Buongiorno.
Buongiorno a voi e al suo ospite. Ecco, ritorno di nuovo nuovamente su un problema sollevato da molti cittadini e soprattutto sui decreti che il Comune dovrebbe ancora approvare, ma che non sono stati approvati. Sono problemi che diciamo riguardano il quieto vivere della città, problemi come il graffitaggio, la droga che sta circolando in questo momento, la sporcizia. Ecco, diciamo questo, inviterei tutti quelli che sono l'opposizione, che si oppongono a definire certi decreti, di recarsi semplicemente qui davanti ai nostri vicini sloveni in Croazia per vedere se c'è qualcuno che fa accattonaggio lì, vedere se c'è qualche muro scritto, che è una vergogna per la città. E poi c'è ancora un altro fenomeno, un fenomeno che sta venendo avanti molto, ma molto, molto più grave, che è il fenomeno della droga. Ecco, volevo soltanto dirvi questo, che non ho mai visto nessuna forza dell'ordine e nemmeno il nostro corpo municipale di polizia, che si chiama corpo di polizia, di vivere la città vicina ai propri diciamo, con cittadini, in strada, in autobus, e non sempre in auto, in due o tre. Mai visto un agente con cane poliziotto antidroga davanti alle scuole, davanti ai posti più sensibili. Ecco. L'ora di mettere fuori dagli uffici questa gente e mettere al loro posto degli handicappati, della gente che ha qualche anomalia, e questa gente che sono per gli uffici, mandarli fuori sulle strade, vivere la città come la viviamo noi, allora si renderebbero conto di quello che sta succedendo. Sì. Ecco, dopo le 20 di sera è difficile vedere una donna non accompagnata. È difficilissimo. Gli do ancora una piccola postilla. 3 giorni fa mi trovo in stazione ad aspettare la fermata delle 6, circondato da 4 ragazzotti che probabilmente aspettavano la 42 per andare al prosecco in ricovero. Questo qui ha sputato per terra davanti di noi. Capisce? È una situazione veramente. Allora io inviterei tutti quelli che sono all'opposizione di vivere la città, recarsi, ma soprattutto i vigili urbani, che non ce n'è mai uno per strada. Basta guardare, sono sempre in 2 o 3 in auto che camminano. Ma cosa possono vedere quelle? Non ho mai visto un vigile in autobus. Mai visto un vigile, eppure ci sono dei problemi anche in Napoli con Uberie e altre cose. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione. E buona giornata a voi tutti. Grazie, buona giornata a lei. Ecco, allora giustamente torniamo a bomba su quello che è poi tradotto, quello che dice il signore, e il regolamento di polizia urbana che vedrà la luce nei prossimi giorni. Giusto, le do delle notizie, caro telespettatore, le dirò che questa opposizione, no, invece di rendersi conto di quello che succede e di come si è trasformata la nostra città, ahimè, negli ultimi anni, perché ormai giustamente non si esce più, le donne sicuramente non escono più di casa di sera, e quando escono vengono aggredite, vengono seguite fin dentro i portoni e quant'altro. La notizia è che negli emendamenti proposti soprattutto dal Partito Democratico si vuole andare a liberalizzare tutto. Cioè tutto, allora le regole, quello che è un pacchetto di regole, che è il regolamento, perché no, per definizione le regole sono il regolamento, alla faccia dei 1000 divieti che dice il piccolo a ogni sprombattuto, no, dicendo sì, noi vogliamo vietare tutto, ma le regole vanno rispettate. Ad oggi noi abbiamo in vigore un regolamento del 1926, dove sono ancora trattati gli articoli relativi al trasporto di merci col carro trainato degli asini, dove ci sono le regolamentazioni dei lustrascarpe e dei cocomerai. E lo sa che cosa ha fatto il PD? Ha fatto un emendamento per dire questo regolamento va cassato, cioè va abolito, va tolto, questo ultimo che stiamo proponendo. E quindi io ho detto scherzosamente anche in prima battuta in consiglio comunale, ho detto a Cosolini, che è firmatario di questo emendamento, beh, allora tu vuoi fai parte di quella lobby dei cocomerai, che ovviamente non esiste più, per cui non è un'accusa di quelle, no, ma è più una battuta che altro, della lobby dei cocomerai che nel 1926 portava ancora i cocomeri in giro per città. È questo che vuole l'opposizione? Sì. Perché l'opposizione dice, per esempio, su emendamenti sul fatto del divieto di bagnarsi e di lavarsi nelle fontane, che è una usanza assolutamente deprecabile, perché nessuno di noi vorrebbe vedere in giro per città la gente, soprattutto, no, gli stranieri, diciamo, tutto, i clandestini, parola che non si può dire più, abolita, non si sa perché, perché ha un suo significato preciso. Non si può più vedere loro vorranno vedere ancora la gente che vuole lavarsi all'interno delle fontane? Sì, perché fanno un emendamento dove si toglie il fatto del divieto di lavarsi all'interno di queste.
Allora mi spiegate voi che cosa la sinistra può dare a questa città per quanto riguarda il decoro, per quanto riguarda l'ordine, per quanto riguarda una vivibilità migliore della città nostra. Loro sono fuori da, ovviamente da un contesto di realtà, ma sono fuori dall'opportunità di mettere delle regole. Salvo poi nel comune di Udine andare ad approvare, perché ovviamente il comune di Udine è in mano alla sinistra, allora lì si va a mettere un regolamento che per certi versi no, vuole essere ancora più restrittivo per quanto riguarda l'accattonaggio, no, rispetto a quello che abbiamo proposto per il comune di Trieste. E allora hanno due facce, due misure, ma poi alla fine non riescono, non possono, per loro definizione ideologica, andare a definire un regolamento, un insieme di regole per l'amministrazione di una città, e lo si vede negli emendamenti. Sono emendamenti completamente assurdi che farebbero sì di questa città un far west, perché vogliono togliere anche il fatto dei posteggiatori abusivi e di regolamentare il fatto che questo fenomeno che si sta inasprendo, che sta diventando sempre a caratteri anche di racket, se vogliamo, dei posteggiatori abusivi che ti indicano un posto e che se tu non gli dai 50 centesimi o l'euro ti possono rigare la macchina, ed è già successo. Allora questo noi lo vogliamo regolamentare, queste persone le vogliamo togliere da lì, perché il cittadino deve avere la libertà di potersi posteggiare senza dover magari moralmente dire in maniera ricattatoria dover dare un euro per non aver paura che la macchina gli venga rigata. Ma stiamo scherzando? Questo è il regolamento dei 1000 divieti. Ebbene, caro piccolo, ben venga il regolamento dei 1000 divieti se io posso garantire al mio cittadino, ovviamente nei limiti che un comune di Trieste, che un sindaco di Trieste può determinare, perché ovviamente non si può andare a incidere in maniera pesante su quello che è il fenomeno dello spaccio della droga. Si può presidiare, si può vedere, però se alla fine lo spacciatore viene preso e il magistrato il giorno dopo lo libera, questa purtroppo continua a non essere una prerogativa del comune ma di una legge dello Stato. Prossimo telespettatore, pronto, buongiorno. Buongiorno, lei è suo ospite. Prego. Buongiorno. Devo ritornare sul discorso del Porto Vecchio. Sì. E sposo il discorso che ha detto Polidori, che bisogna guardare oggettivamente la situazione attuale. Però se analizziamo bene il discorso del Porto Vecchio, il problema è un po' più complesso. La legge del senatore Russo dice esattamente che il comune deve fare solo alienare le aree del Porto Vecchio. Non deve fare altro, e dare i soldini di queste alienazioni all'autorità portuale. Quindi praticamente il comune vende, e cosa vende? Vende delle risorse che sono risorse inalienabili e che fanno parte del famoso porto internazionale di Trieste. Quindi questo è un degrado, è una perdita di potenzialità della collettività Trieste, e quindi questo non si può accettare. Non si può dire beh, la situazione è quella che è e andiamo avanti, questa è una legge oggettiva. No, questa è una ruberia, come il discorso dell'Esdit. L'Esdit fatto fallire, Esdit ente di Stato del territorio libero di Trieste, a causa di imposizione di tasse non dovute, fatto fallire. E quindi tutte le aree comprese nel territorio dell'Esdit verranno vendute a quattro soldi a chi ce li ha, che si sa chi ha i soldi in Italia e si sa da dove vengono, e quindi è un degrado e un portare via potenziale a questa città. Per cui non si può dire oggettivamente questa è la situazione, dobbiamo gestirla, perché se la gestiamo ci distruggiamo. Grazie. Ancora una cosa volevo dire. Io ho letto che Gentiloni a un certo punto sul discorso dell'immigrazione ha detto neanche il mago Merlino sarebbe in grado di risolvere il problema. Cioè questa è una chiara dichiarazione di impotenza. Un amministratore pubblico è messo lì per trovare le soluzioni, se non sa trovare perché ci serve il mago Merlino deve dimettersi.
volevo anche un suo commento su questo, grazie. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Sì, l'abbiamo letto prima in rassegna stampa che appunto il Premier si rivolge all'Unione Europea dicendo non accetto lezioni, e anche la rigidità che l'Europa dimostra nei confronti del nostro Paese accusandoci di non aver gestito, di non gestire in maniera corretta i problemi migranti, viene rimandata a mittente con appunto l'affermazione citata dal telespettatore che Gentiloni dice neppure Mago Berlino sarebbe in grado di risolvere il problema legato agli sbarchi e agli ingressi nel nostro paese. Però sono le 8:30, prima di sentire il commento di Paolo Polidori, qualche istante di pubblicità, tra poco. Mi ero in bus e io ero l'autista che mentre che guida parlava col cellulare. Cioè, se già chi che dovessi dare l'esempio che non rispetta le regole. Mi ho visto anche un che guidava la pattuglia della polizia e il matto parlava al cellulare mentre guida. Cioè, il punto è questo, che l'esempio non viene dato, dall'alto non viene dato. Quindi se chi che deve dare l'esempio ai cittadini, se è il primo lui che non lo dà, allora anche il cittadino si sente in dovere di fregare gli altri. Capito? Cioè anche sì. Quelli che dovessi far vedere che devi rispettare le regole. La mega capi, Polidori? Perfettamente. Allora, anche a Musa, adesso la Marzi, cosa le si è messo in testa degli immigrati, che non ho capito bene. Ieri, letto ieri, gli ho fatto un articolo sul giornale. C'è questo buonismo della sinistra, che ha rotto proprio le scatole. Anche voi, a Musa, che avete perso le elezioni perché ieri disgregati. Adesso che abbiamo altri 5 anni di un sindaco che rovina la Musa. Dopo un'esera, adesso è arrivata sta altra adesso. Vogliamo avere un sindaco del centrodestra e invece no, che aveva deciso di far baruffa, e adesso che abbiamo uno del centro-sinistra che ne impinirà muia dei clandestini, dei migrai, dei fioi senza accompagnamento e via. Complimenti. Ecco, va bene, grazie, d'accordo, grazie. Buongiorno. E su questa ultima questione ha ragione, Muggia abbiamo perso perché non siamo andati tutti uniti, è così purtroppo. Tornando ai discorsi, c'è un discorso di senso civico, anche in questo do ragione ma in parte al telespettatore, perché il senso civico va sia dall'alto che dal basso, cioè nel senso che si possono fare tutti i regolamenti che si vogliono, ma se poi la gente continua a buttare i mozziconi di sigaretta e i rifiuti per terra, a fare altre cose, cioè questo, il senso civico deve essere una cosa che deve essere creata, deve essere posta anche a livello scolastico, ma giustamente deve essere rispettata in primis da chi poi gestisce questi regolamenti. Questo è pacifico, ma il dovere del cittadino resta intatto a prescindere. Allora, la questione, sono d'accordo anche sulla questione degli organici. Purtroppo, l'abbiamo denunciato, io ho anche fatto una mozione per quanto riguarda il presidio del nostro confine nord-orientale, laddove si va a smantellare progressivamente il presidio delle forze di polizia di fronte a un'ondata migratoria che adesso con la bella stagione, se devastante come potrebbe essere, io spero in Dio che non succeda, ma se saltano gli accordi, faccio solo un esempio, con Erdogan, che noi stiamo profumatamente pagando come comunità europea a suon di miliardi per tenersi lì tutti i flussi di immigrati che stanno arrivando dall'Asia, dall'Est Europa, dal Medio Oriente, eccetera, eccetera. Se salta questo accordo, ma le stesse forze di polizia slovene ha detto che noi ci ritroveremmo con un flusso di 10 milioni di persone che si riversano sui nostri territori. Voi capite che cosa vuol dire questo? Vuol dire la devastazione totale. E di fronte a ciò cosa fa lo Stato italiano? Smantella le forze di polizia e non rafforza l'esercito? Abbiamo l'esercito, abbiamo le forze. Noi abbiamo chiesto che a supporto delle forze dell'ordine che sono sotto organico ci sia un esercito che oggi è ben preparato, che presidi determinate zone della città di Trieste o di altre zone a rischio. Ad oggi abbiamo fatto questa mozione approvata in Consiglio Comunale, richiesto al prefetto, e dall'altra parte c'è silenzio assoluto. Allora i mezzi ci sono, perché
anche qui bisogna fare di necessità virtù. Non ci sono forze di polizia numericamente adeguate? C'è l'esercito, che in questo momento non è un esercito in guerra, e quindi ci sono tante persone all'interno, tante, un organico sufficiente a presidiare, guarda caso, quello che è il confine potenzialmente più difficile, cioè quello nord-orientale, cioè il nostro. Allora la possibilità c'è. Tornando al regolamento, non è vero, e su questo sono in disaccordo con il telespettatore, che non è vero che i regolamenti, regolamenti ci sono, perché ripeto, ad oggi è in vigore un regolamento del 1926 che ovviamente non fa alcun riferimento ai posteggiatori abusivi, ai venditori abusivi, agli immigrati, a coloro i quali vanno a lavarsi nelle fontane, perché quella volta c'era anche l'usanza di fare bucato nelle fontane, e quindi è un regolamento che assolutamente non è all'altezza dell'attuale situazione. Il regolamento che andiamo a porre andrà, ovviamente, dovrà essere supportato e fatto rispettare dagli organici della polizia locale, su questo in dubbio, ma anche non solo polizia locale, ma anche tutte le forze di polizia saranno tenute a far rispettare questo regolamento. Per cui noi ce la mettiamo tutta, ovviamente siamo soltanto una briciola come Comune di Trieste rispetto a quello che si può veramente fare, ma questo, ripeto, ci vorranno le elezioni in Friuli Venezia Giulia e al governo italiano e poi all'Unione Europea per mandare a casa definitivamente questa banda di filo invasori che ci sta rovinando il nostro futuro, nostro e quello dei nostri figli. Ancora un telespettatore, pronto, buongiorno. Dottor Scaramucci, buongiorno. Buongiorno Marco. Marco del sito Son Giusto, aspetti che mi accendo la sigaretta. No, ecco, che... posso bene. Allora, il fumo fa male. Sa quante robe che fa male. Anche l'incazzatura, come sì. Che sento Polidori, mi sta montando il sangue e la pressione. Bon. E... Per quello mi ha salutato. No, nel senso buono. Vabbè. Allora, un commento. Intanto bisogna sapere che in Italia quasi più di 6.000, mi sembra 7.200 soldati in missione all'estero, e i contribuenti italiani praticamente ogni anno versano quasi 1 miliardo per poter mettere queste forze di pace in giro per il mondo, mentre la signora Merkel non ne spende praticamente neanche uno, e basterebbe far ritornare questi nostri ragazzi praticamente dall'estero e poter impolpare praticamente quello che è sotto organico e finalmente dar un aiuto praticamente alle zone di confine. Questo è un commento, però telefono per un altro motivo, perché sappiamo, ma tanta gente a Trieste sa, che la Lega Nord e i Fratelli d'Italia sono i due gruppi che si sono maggiormente dati da fare per quanto riguarda la questione ATER. Bene, noi abbiamo dato un'occhiata al prossimo bando per la consegna dei 300-400 appartamenti che verranno messi praticamente a disposizione della comunità. Abbiamo dato un'occhiata appunto a questo regolamento e ci siamo messi a computer praticamente a fare una proiezione. Da quello che capiamo, praticamente con i 2 anni di residenza e quindi senza protezione ulteriore di 5 anni, cosa che è stata fatta in altre ATER del territorio nazionale, con un'autocertificazione che è una carta d'accesso è un termine notarile, lo posso dire, praticamente 3 alloggi o 4 alloggi al massimo su 10 andranno praticamente a favore dei nostri residenti. E quando parlo di residenti parlo di triestini e di stranieri che da anni sono sul territorio, che si sono perfettamente integrati e pagano le tasse. Questo è un pericolo incombente. Se non si interviene su questo grande problema, voi vedrete cosa succederà a settembre o ottobre quando verranno pubblicate le gradatorie. Quindi chiediamo alla Lega Nord e Fratelli d'Italia, che sono quelli che si danno maggiormente da fare, di intervenire nei limiti delle loro possibilità, perché comunque, mi si permette la battuta, non saremo noi a fare campagna pubblicitaria politica, la gente poi si ricorderà di chi ha messo il cuore e praticamente la volontà a favore dei nostri concittadini. Grazie e ciao Scaramucci, come al solito, ti saluto, ti dago del tì, ciao. Buona giornata Marco. Grazie, faccio soltanto l'appunto che ha salutato solo te, non me, insomma, mi è dispiaciuto. Sì, è una vostra usanza, immagino. Ecco, per quanto riguarda l'ATER, io mi domando sempre se
per questa questione, per altre questioni, noi dobbiamo passare per razzisti, per xenofobi, per qualunquisti, per populisti, eisti, eccetera, no? Soltanto per il fatto che vogliamo evitare che ci sia una discriminazione nei confronti dei nostri cittadini. Cioè, a me sembra assurdo che ci siano delle forze politiche e dei giornalacci e dei mass media che pestano tutto in lungo e in largo tutte le destre, ma non soltanto in Italia, vedi la Le Pen, vedi Trump, eccetera, eccetera, tutte persone legittimamente elette, rappresentate al popolo, nel momento in cui queste persone vanno semplicemente a dire bisogna difendere prima i nostri concittadini. I 2 anni di residenza non sono nulla, in effetti, nulla. È stato messo, tra l'altro, anche una puntualizzazione molto sagace sul fatto che in questo momento la discriminazione sta avvenendo anche nei confronti degli stranieri che sono già radicati nel nostro tessuto sociale, perché lavorano da anni, no? E pagano le tasse da anni, anche verso di loro c'è una discriminazione. Per cui dov'è questo razzismo? Allora, il buon senso direbbe che bisogna rifare la legge, e si sta subito, noi lo proponiamo da sempre, non i 2 anni, non i 5 anni, i 15 anni di residenza. Perché per pagare le tasse, per poter mettere in piedi un alloggio e l'ater, questo deve essere fatto nel corso di generazioni, perché sono stati i nostri padri, i nostri nonni che con le loro tasse hanno permesso all'ater di avere quel patrimonio immobiliare che ha oggi. E non è assolutamente corretto darglielo adesso ad altri che vengono e che vanno a usurpare i diritti dei nostri. Ma questo non dovrebbe essere un discorso di Lega Nord o di Fratelli d'Italia, dovrebbe essere un discorso di tutti. Cioè, è una cosa assolutamente senza senso e deleteria al massimo il fatto di discriminare perché si fa razzismo al contrario a questo punto. Quindi su questo le battaglie, poi tra l'altro abbiamo anche un consiglio prossimo dove sentiremo l'assessore Santoro, che verrà a spiegarci come mai è stata fatta questa scellerata gestione dell'ATER, soprattutto a Trieste, per quanto riguarda la ridefinizione dei criteri per la definizione del canone, quindi dal passaggio dal sistema del reddito, dall'IRPEF, a quello dell'ISEE, che ha messo in crisi tantissime persone. Io dico, com'è possibile che l'ATER non abbia gestito prima questa situazione, andando a vedere prima di dare gli aumenti quali sono le situazioni che si verranno a creare in maniera drammatica? Non l'ha fatto. È per questo che noi chiediamo da tempo di far saltare le teste dell'ATER, soprattutto qui a Trieste, perché l'ATER ha una funzione sociale e non si può mettere un canone moltiplicato per 10 volte a una persona, a una signora pensionata che magari quando si vede arrivare la bolletta magari le prende anche un attacco di cuore. È una funzione sociale e non va gestita nella maniera scellerata in cui è stata gestita fino ad oggi. Siamo arrivati alle 9, grazie a Paolo Polidori per essere stato con noi. Qualche istante di pubblicità e poi il nostro secondo ospite di questa mattina, Giancarlo Ressani, esponente del Partito Democratico, a fra poco. Eccoci nuovamente in studio in compagnia di Giancarlo Ressani, esponente del Partito Democratico. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a Tosca Ramucci, buongiorno ai telespettatori. Allora, innanzitutto una comunicazione già data nei nostri TG di ieri, ma voglio ripetervela ed è rivolta a tutti i tifosi dell'Alma, della Pallacanestro, in quanto domenica, come sapete, c'è la trasferta a Piacenza e i tifosi hanno organizzato dei pullman per appunto accompagnare la squadra, andare a sostenerla in questo nuovo impegno sportivo. Ci sono ancora dei posti disponibili, per cui chi fosse interessato a partecipare a questa appunto gita fuori porta può chiamare il 348 316 9109. Ve lo ripeto, 348 316 9109, il numero per eventualmente prenotarsi un posto a bordo di uno dei pullman e quindi andare con l'Alma a Piacenza. Chiusa questa parentesi sportiva,
Prendiamo spunto dal piccolo di oggi, perché voglio riproporvi il servizio di apertura del nostro telegiornale di ieri sera, che riguarda un primo accordo raggiunto fra i sindacati che rappresentano le lavoratrici impiegate nelle mense dei 42 plessi scolastici che sono gestiti dall'azienda Dussmann e l'azienda stessa. Dopo anche lo sciopero dell'altra settimana di 48 ore, qualcosa finalmente si è mosso e un primo accordo è stato raggiunto. Vediamo il servizio. Lungo braccio di ferro che ha opposto le lavoratrici delle mense dei 42 plessi scolastici triestini e l'azienda Dussmann, titolare dall'inizio di luglio 2016 del contratto d'appalto, sembra essere giunta ad una svolta. Tra i principali motivi alla base della protesta, il mancato consolidamento del ruolo di aiuto a cuoca che alcune addette mense stanno svolgendo e delle relative ore di lavoro supplementari. Ma su queste istanze le organizzazioni sindacali e azienda sono oggi giunte ad un primo accordo. Finalmente c'è stato un lavoro di concerto tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, c'è stata la fiducia riscontrata dai lavoratori nei confronti delle organizzazioni sindacali, che hanno portato un'azienda che si era posta in maniera molto rigida e che invece adesso ha incominciato a ragionare su quelli che sono i punti di un percorso che è incominciato con lo sviluppo di questo primo accordo. E non è la fine. Non è la fine del confronto, ma quello odierno rappresenta sicuramente un risultato importante, perché riguarda il monte ore di lavoro e di conseguenza il livello dello stipendio mensile che ogni addetta andrà a percepire. Questo primo punto ha portato un consolidamento di quasi 47 ore di lavoro al giorno, che era un primo passaggio importante, perché erano ore supplementari che adesso diventeranno per sempre parte integrante dell'orario di lavoro ordinario delle lavoratrici. Le lavoratrici avranno anche un inserimento per un periodo di circa un mese di altre 37 ore giorno, che servirà per capire quali sono poi le effettive necessità da consolidare anche e ulteriormente in un prossimo futuro. Infine è stato raggiunto l'accordo anche per quanto riguarda il problema del nuovo ruolo attribuito ad alcune addette mensa che si sono ritrovate a svolgere, senza l'adeguamento del livello contrattuale, compiti di aiuto cuoca. Che quelle figure che erano da addette mensa sono ormai consolidate come figure che verranno regolarizzate e trasformate in aiuto cuoche nell'arco di questo mese. Ecco, quindi questo è l'esito di questa trattativa, adesso vediamo come andrà avanti ancora per qualche eventuali altre problematiche che possono esistere. Comunque, Ressani, questo era stata così formulata in passato, quando è nato questo caso, come anche altri casi che riguardano la pubblica amministrazione e le società che concorrono a poter vincere un appalto per determinati servizi, era stata così lanciata una sorta di accusa che il problema molto spesso sta nel testo del capitolato d'appalto, che può alle volte essere soggetto a interpretazioni o essere lacunoso o comunque non precisare bene, in questo caso, i compiti e le modalità di determinati servizi che poi dovranno essere erogati e che quindi poi sfocia in situazioni come questa che abbiamo assistito ormai dall'inizio dell'estate dell'anno scorso. Ma sì, questo è un problema delicato e complesso. Noi in Italia siamo il paese che ha la maggior complicazione nella redazione degli appalti pubblici, e sarebbe anche ora che venisse il momento di cercare di trovare una soluzione semplificatoria all'accesso ai servizi che da un lato devono essere però garantiti in maniera molto forte per i cittadini, perché sono servizi pubblici, dobbiamo sempre ricordarlo, ma dall'altro lato devono anche consentire alle imprese che partecipano al bando una chiarezza e una precisione nella definizione dei contenuti. Io ho l'impressione che molto spesso ci siano degli appalti molto complessi, molto complicati, che poi danno adito, come vediamo, a molteplici ricorsi al TAR, da un lato, e essenzialmente da parte delle imprese che sono magari risultate secondo o terze nella graduatoria dell'appalto, e dall'altro lato danno adito anche ad una complessità di interpretazione del contratto stesso, che poi si riverbera sulle condizioni, per esempio, delle lavoratrici, dei lavoratori, e quindi è una cosa complessa. Però credo che per risolvere bene questo problema bisognerebbe potenziare l'area preposta alla redazione dei vari appalti, da un lato, perché molto spesso si tratta di dipendenti anche molto bravi che però devono occuparsi di redigere una molteplicità di appalti e che quindi avrebbero bisogno di un aiuto, in questo caso stiamo parlando di uffici comunali,
Dall'altro lato trovare, e questo è un problema invece più di carattere generale nazionale, direi anche europeo, un sistema di semplificazione, perché ben sappiamo che si parla tanto male dell'Italia, ma anche gli appalti europei non è che siano così chiari, definiti e di facile interpretazione. In generale, più in generale, credo bisognerebbe un po' ripensare al rapporto, e questa è una sfida secondo me che dovrà avere la politica italiana, il Partito Democratico e anche gli altri partiti, ripensare al rapporto Stato, quindi pubblico, privato e servizi. Perché l'idea che i servizi fondamentali di per sé, in maniera apodittica e prioristica, siano garantiti meglio dallo Stato e dal comparto pubblico, nel terzo millennio forse è tutta da valutare. Nel senso che quella era un'idea novecentesca. Io credo che la vera sfida sia quella di capire se oggi, affidando parzialmente a delle strutture private, come tra l'altro in determinati settori già accade, ci sia una riduzione della competizione, un aumento della competizione. È chiaro che la competizione economica sui servizi va bene, poi bisogna, questo è il punto, diciamo, di difficoltà, garantire l'accesso a tutti gli utenti. Quindi bisognerebbe trovare un meccanismo nuovo in base al quale sia un miglioramento del servizio con una riduzione dei costi e allo stesso tempo una semplificazione, perché altrimenti siamo di fronte a un sistema veramente troppo complicato, troppo faraginoso, elefantiaco, che richiede veramente quasi dei soggetti che si occupino solo di quello tutto il giorno, dei soggetti anche dei dipendenti delle imprese preposte, e secondo me invece dovrebbero occuparsi principalmente di dare il servizio e di fare impresa. Certo, ma in effetti ci sono molte aziende, studi professionali che vivono proprio grazie al fatto di offrire la consulenza per partecipare a gare, quello. E anche nell'ambito europeo ci sono degli studi di avvocati, di commercialisti che si occupano solo di monitorare, di comprendere, di vedere, di studiare i vari bandi per poi accedere. Però il tema vero, secondo me, adesso mi viene in mente una riflessione che ha fatto recentemente, credo un mesetto fa, Bill Gates sulle macchine, la tecnologia, il rapporto lavoro-tecnologia, ma il tema vero sarebbe quello di comprendere in che modo i servizi possono essere garantiti attraverso l'utilizzo della tecnologia da un lato e dall'altro anche attraverso un'apertura al sistema privato. Cioè non è sempre detto, ecco questo vorrei dire, che di per sé la garanzia del pubblico sia tale da garantire un servizio migliore. Su questo bisogna lavorare in maniera seria, però non è un problema di destra, sinistra, 5 Stelle, progressisti o conservatori. Credo sia una sfida molto grande del sistema politico generale. Un telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi volevo fare solo un piccolo appunto che mi ha dato per dire tanto fastidio. Mi capisco e approvo la festa della donna, di difendere le donne che le viene maltrattate. Trovo tutto giusto, tutto perfetto, tutto giusto. Tutto il giorno ieri si sta parlando di questo. Però non si sta parlando una parola perché si sta fatto l'8 marzo la festa della donna. Mi scommetto che lei la lo sa. Si sta fatto perché in una fabbrica si è morte tutte le operaie. Allora, in onore, per ricordarsi di queste operaie che le è morte, e ha fatto la festa della donna. Ma una parola si sta spesa per queste persone. È giusto parlare di queste che le viene maltrattate. Mi sono la prima a mettermi in fila, ma queste fino all'anno scorso si parlava di questo. A scuola, mi ricordo quando andavo a scuola, all'8 marzo, e mi spiegava questo fatto. Adesso basta, queste qua, vabbè, le è morte, le è sepolte, pace all'anima sua. Ma la festa della donna si sarà fatta per queste donne che le è morte sul lavoro in fabbrica. Tutto qua.
Grazie tante, arrivederci. Grazie, grazie a lei signora per questa precisazione. Sì, in effetti poi ieri la nostra Sara Ramani ha effettuato così un giro anche in centro città per sentire un po' quella che era il modo anche di celebrare la giornata della donna, e in effetti questo aspetto così di giornata del ricordo di un grave incidente, come adesso giustamente evidenziava la nostra telespettatrice, non era forse così ben presente nella mente delle signore che la nostra collega ha intervistato. Allora prendo spunto da questa telefonata per riproporvi proprio il servizio di Sara Ramani sulla festa della donna, e poi magari lo commentiamo anche col nostro ospite. 8 marzo, festa della donna, una data per festeggiare oppure per ricordare avvenimenti storici, politici e civili a favore delle donne? Questo dovrebbe significare che, ricordandosi di questa giornata, tutta l'umanità dovrebbe avere più rispetto per la donna. Una volta era qualcosa di più allegro e più bello, e oggigiorno non è quello di anni indietro. E bisogna accettarla come viene. Questa giornata è una giornata molto importante per tutte le donne del mondo, le donne che hanno sofferto, per le donne che hanno lavorato. Dovrebbe essere la festa della donna ogni giorno, più che altro, non ricordarsi solo oggi, che di farci gli auguri, di essere trattate bene, eccetera. Mi sono vestita così come una mimosa. Bene. Ma non solo oggi, ogni giorno. E ormai vedo che è più rivolto alle femministe, fra virgolette, quelle che identificavamo come tali. Avendo una certa età sono un po' disincantata. Adesso siamo continuamente in festa, la festa del nonno, la festa del padre, la festa della donna. Lo so, è nato con un significato politico, aveva senso una volta. Penso che le donne di oggi ne approfittino per scaricare un po' i figli ai mariti, andare a mangiare insieme con le amiche. Cioè, non c'è niente da festeggiare. E siamo donne che ha solo che rotto e lavorato per tutti. Vabbè. Ha un significato questa giornata? No. Perché? Perché dovrebbero essere tutto l'anno per le donne uguale, non solo questo giorno. Per noi è molto importante che siamo russi e noi festeggiamo tantissimo questa festa. Allora il mio marito è abituato a dare un fiore a questo giorno. La donna supera l'uomo. Il mio augurio è che ogni giorno ci si ricordi che la donna è quella che ha messo al mondo, insomma, tanti uomini che magari non si comportano tanto bene. Ecco, questo quindi un po' quello che è stato raccolto ieri da Sara Ramani in città. Nel frattempo io sono andato a buttare l'occhio un attimino su internet, perché ormai internet è diventata la Bibbia, soprattutto per colmare le lacune che ciascuno di noi può avere sui più diversi argomenti, e alla voce appunto festa della donna c'è tutto un lunghissimo excursus che parte dal 1907, quando vi fu a Stoccarda anche una partecipazione di donne in un congresso della Seconda Internazionale Socialista, e oltre ai problemi che vennero trattati di attualità dell'epoca, quindi le guerre coloniali, ipotesi di una guerra europea, eccetera eccetera, mancavano comunque ancora 7 anni allo scoppio della prima guerra mondiale, si parlò anche della questione femminile e ci fu la rivendicazione del voto alle donne. Dopodiché internet fa tutto un excursus su altri momenti così di confronto, di dialogo sul tema appunto del ruolo della donna nella società. A un certo punto però fa un passaggio interessante che dopo la seconda guerra mondiale, dopo la nascita, l'inizio della guerra fredda con l'isolamento della Russia e quindi anche il movimento comunista del mondo occidentale che ha dei problemi eccetera, dice internet, questi fatti contribuirono alla perdita della memoria storica sulle reali origini della manifestazione dell'8 marzo, e iniziarono a circolare quelle che qui definisce addirittura fantasiose versioni, tipo quella
ricorda che l'8 marzo ricorda la morte di centinaia di operaie nel rogo di una inesistente fabbrica di camicie cotton avvenuta nel 1908 a New York. In realtà questo incidente non è mai avvenuto, dice qui internet. Forse c'è un equivoco con un'altra tragedia invece realmente avvenuta sempre a New York, il 25 marzo del 1911, l'incendio di una fabbrica nella quale morirono 146 lavoratori, di cui 123 donne e 23 uomini. In gran parte, fra l'altro, giovani immigrati di origine italiana ed ebraica. Altre versioni invece citano la violenta repressione poliziesca di una presunta manifestazione sindacale di operai e tessili tenutasi a New York nel 1857, mentre altre ancora parlano di scioperi e incidenti avvenuti a Chicago, a Boston, eccetera. Quindi questo in realtà... Questa, come citava prima la nostra telespettatrice, anche lei evidentemente in buona fede ovviamente riferiva il fatto che la festa della donna ricordi un grave incidente, in realtà non sembra essere, cioè dice internet, non è assolutamente suffragata da dati reali. Allora, abbiamo un altro telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Ecco, pronto, buongiorno Bruno. Non c'è due ecco, senza tre, prego. Ecco, sì, vabbè, ma... Prego, prego, prego. Ecco, ma ogni volta che chiamo mi, de nuovo quella, orca... No, non de nuovo, ma nel senso... Non chiamo più. Bruno, era in senso positivo, non in senso... Ah, ecco, buon, grazie. Prego. Allora, volevo dirgli, no, al signor là, no? Ma una volta, gli dava per televisione la Happy Days, dove che era Fonzi, che non arrivava a pronunciare la parola ho sbagliato. Una volta la sinistra non gli veniva dalla gola fuori privato. Il signor là, che è del PD, penso, forse sbaglio, lui non sa di dove che viene, perché lui è del PD, ma non sa di dove che viene, non sa la storia del PD. Adesso, lo so, gente del calibro di D'Alema, di Cooper, di Bersani, eccetera. Adesso andiamo verso il privato, allora c'è un misto pubblico-privato perché il privato è più efficiente. Allora tutti questi servizi che vengono esternalizzati, la pulizia delle strade, le mense del Fioila, no? Il privato con la scuria che dà le coghe, no? Perché? Perché il privato, cioè, il privato è bello, allora demo il comune a un privato, fermo tutto privato, lo servi. Quindi i servizi essenziali devi essere pubblici, dove che c'è il privato, c'è l'interesse. E ecco, punto. Quindi se leggi, non so, i testi fondamentali del, non so, del socialismo, del comunismo, di quella roba, se leggi il Capitale, Benedetto, adesso vengo qua, femo, allora adesso bisogna che mettiamo anche i privati magna, punto, questa è la situazione. Uno, il privato viene, se ha il guadagno, come che già vedi, viene, se ha il guadagno, non c'è nessun capitale sociale, quel che c'è il capitale sociale di Stato, quel che tenta di fare la Cina adesso, che c'è, ecco, quella, ecco, questa è l'unica espressione del capitale sociale, no, ecco. Cioè, comunismo, capitalismo e dopo c'è la terza via, no? Quella che ha perso la seconda guerra mondiale. Quindi adesso privato, temo che tutto al privato e si finì. L'assistenza, stiamo andando l'assistenza, qua, la sanità, andiamo verso il privato. Allora adesso, come che ha detto la telescala, che invece di aspettare la fila, no? De un appuntamento, andiamo in attività intramenia, che abbiamo la visita domani mattina. Ecco quindi un esempio del privato. Che mi vado nel pubblico, che dico che ho bisogno di una schermografia, ipotesi, no? E mi dici la vieni tra sei mesi, se invece pago e domani mattina mi dici la vieni, e quindi il privato mi fa venire domani mattina, ma però se poso, ma andiamo. E dopo per quel che riguarda i bandi, no? Bisogna semplificare. Già se i bandi vengono fatti per impedire che vengano delle storture, se la semplifica, se alle se la banda Bassotti, i bandi di concorso bisogna vedere come ti sei scritti e chi che li scrivi adesso li scrivi in una maniera particolare, come che se vedi Zola a Napoli, in Mato, per favorire questo, favorire quell'altro.
Quindi, insomma, la sinistra non si è più, adesso cosa stare liberali, più grazie. Grazie, grazie. Beh, diciamo che introduce un po' il discorso sulla situazione del PD, questa telefonata di Bruno. Ah, molto interessante le considerazioni che ha fatto, nel senso che fotografa completamente quello che è la visione classica, Bruno, cioè dice il sociale viene garantito dal pubblico. Però io faccio un esempio, proprio riprendendo quello che diceva Bruno e citando anche gli Stati Uniti d'America, no? Che non credo sia un paese del terzo mondo, credo sia la più grande potenza democratica del mondo. Obama fa la riforma sanitaria che, adesso semplifico, ha lo scopo di, ha la volontà di estendere il servizio sanitario pubblico a tutti i cittadini. Gli elettori statunitensi votano Trump, che dice esattamente torniamo alla situazione precedente nella quale il servizio pubblico non è garantito. Ma facciamo un esempio pratico, quello di Bruno. Se vado in clinica il giorno dopo le analisi, ma devo pozzare, devo pagare. Sì, vero Bruno, ma il privato ha interesse solo a fare profitto. Però poniamoci anche da un altro punto di vista. Non lo so, e qua ripeto, non c'entra liberale sinistra. Se ci fosse una concorrenza nel fare le analisi tra i laboratori che fanno adesso, dico, l'analisi del sangue, per esempio, e se avessero più soggetti che operano e quindi una concorrenza però non al rialzo ma al ribasso, allora il soggetto privato che si rivolge, il cittadino che si rivolge a quei soggetti, avrebbe potenzialmente una riduzione del costo del servizio. Qual è il problema vero di questo ragionamento che sto facendo? Che se non c'è un controllo pubblico, la concorrenza potrebbe essere fatta al rialzo, cioè si potrebbe fare un cartello e dire, e tutti coloro i quali fanno l'analisi potrebbero dire, noi meno di tot non facciamo pagare. Allora il discorso è che però non è che di per sé il pubblico garantisce il fatto di avere un servizio di qualità efficiente e che riduca i costi. Questo è quello che diceva il Capitale di Marx, ma siamo nel XXI secolo. Cioè, io voglio dire una cosa, Bruno, quel servizio là ci consegna una situazione in cui noi dal 2008 siamo in crisi, in recessione assoluta, e in cui i giovani come me di 30 anni si scordano l'idea di avere un lavoro, una pensione, dei contributi, si scordano, cioè non ne hanno proprio idea, quando invece le rivendicazioni precedenti consentivano di avere giustamente in quel momento storico tutta una serie di tutele. Noi trentenni e ventenni non abbiamo questa cosa. Allora mi sto chiedendo, ma un sistema che non si occupa primariamente di far sì che chi deve pagare poi le tasse, i contributi eccetera sia nella condizione di farlo, è un sistema efficiente? È un sistema che funziona? Un sistema che è da 8 anni, 9 anni in recessione, un sistema che funziona? Perché se al sistema che è 9 anni in recessione applichiamo le categorie socialiste e marxiste del capitale, siamo messi male. Allora secondo me una persona seria cerca di capire, ovviamente sono problemi molto complessi, cerca di capire che la situazione non sta andando e cerca di trovare delle soluzioni. Se poi noi vogliamo applicare le categorie precedenti, andiamo avanti, ma non troveremo nessuna soluzione. Ed è emblematico in questo senso, secondo me, molto emblematico, che si sono succeduti governi di diversi colori, manca solo il 5 Stelle ancora. Abbiamo avuto Berlusconi, quindi il liberismo di destra, poi abbiamo avuto i governi tecnici, poi abbiamo avuto il governo della pseudo-sinistra, poi abbiamo avuto Letta, poi abbiamo avuto Renzi che faceva cose più di destra che di sinistra. Il problema vero è che nessuno di questi però è stato in grado di incidere realmente sulla situazione economica del paese, sulla situazione della produzione industriale, sulla situazione del lavoro, nessuno di questi. Allora il punto vero è che secondo me siamo arrivati in una fase in cui bisogna necessariamente ripensare alle categorie macroeconomiche. Non si può applicare il Capitale di Marx a un sistema in cui abbiamo le macchine che operano nel mercato del lavoro sostituendo i lavoratori, sostituendoli, e non si può pensare ad un sistema che non tenga conto del fatto che ci sono tutte le persone nel mondo. E quindi non voglio arrivare sul tema adesso che va tanto di moda del reddito di cittadinanza, della pensione di cittadinanza, però ci sono delle strutture molto ampie che devono essere ripensate, io questo stavo dicendo. Poi le soluzioni non sono semplici. Ripeto, se noi diciamo il pubblico tutto bene, il privato tutto male, per me è una pazzia, ma lo è sempre stato, da sinistra a destra. Chi diceva a destra il privato tutto bene? Io dico no, il privato effettivamente ci sono i rischi che dice Bruno del profitto, della mancanza di tutela, del fatto che ci sia la concorrenza a rialzo nei costi. Però
se invece ci fosse un controllo pubblico che andasse a verificare che la concorrenza non fosse fatta a rialzo, che non si creassero situazioni di monopolio, di cartello, peggio ancora, allora forse avremmo un efficientamento dei servizi, ben inteso, con il pubblico che deve continuare però a garantire le cose. Cioè, non è che io sto dicendo smantelliamo il pubblico, io sto dicendo siamo arrivati ad un momento in cui la situazione è tale per la quale si stanno creando dei conflitti generazionali, per cui i giovani non comprendono, io non comprendo, io dico chiaramente, io non comprendo come ci siano certe tutele in certi settori e non ci siano per niente tutele in altri settori. Quando parlo con i miei amici precari di 30 anni mi dicono io devo sperare che mi venga rinnovato il contratto, devo sperare che vivo praticamente con il mio stipendio che è una sorta di paghetta e non posso progettare la mia vita. E questa è la situazione di trentenni da, parliamo di Letta, parliamo di Berlusconi, parliamo di Renzi, non è cambiato nulla. Allora, secondo me questo però è un dato molto grave, perché i trentenni sono i quarantenni domani, i quarantenni sono coloro che versano i contributi. Il sistema pensionistico implode se non si pone mano a questo. Allora, ci sono molte situazioni di difficoltà, ad esempio quella degli esodati, ad esempio quella delle persone a cui è stato innalzato il livello della pensione, però il dato vero è che se noi non creiamo i presupposti per affinché il motore di un paese, che sono i giovani, faccia quello che deve fare, cioè lavori, produca, faccia una famiglia, crei le premesse per svilupparsi, allora siamo destinati e condannati inevitabilmente al declino. Allora, so che c'è un telespettatore in attesa, lo prego di pazientare 2 minuti perché devo andare in pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Giancarlo Ressani del Partito Democratico. Abbiamo un telespettatore in attesa che ringrazio per aver pazientato. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? No, mi sa che invece nel frattempo la linea è caduta, mi dispiace, prego di richiamarci, siamo qui a disposizione. Allora, veniamo a parlare... Pronto? No, pronto? Pronto? Sì, prego signore, prego. Buongiorno. Dica. Buongiorno a voi. Senta, dato che c'è l'esponente del PD, volevo tornare su un argomento molto importante che batto sempre su quello. La pensione di reversibilità. Volevo tornare su questo argomento perché è importantissimo. Vorrei dire all'esponente del PD a che punto siamo. No, perché questa pensione di reversibilità è sempre una legge di pronta per togliere i diritti acquisiti della povera gente, mentre i diritti che voi vi acquisite con le leggi che vi fate da voi da soli li tenete tutti, anche non acquisiti, perché ve li prendete. Io vorrei sapere questo. Io spero che non ci si azzardi nessuno a portare via il diritto acquisito di una pensione di reversibilità, farla diventare assistenziale, insomma dare ai poveri togliendo ai poveri, quando che invece una persona ha pagato i contributi per una vita e quella è una cosa previdenziale, non si può trasformarla in assistenziale. Questo è un furto alla gente, perché sono diritti acquisiti e contributi versati. Perciò io spero e mi auguro che non venga fatta questa grande porcata, perché sennò ci sarà una rivoluzione. Ecco, e vorrei sapere, siccome si dice che non si farà niente, che è tutto ok, perché anche se io ho una casa, non è che adesso si fa con l'ISEE questa cosa qui, chi ha diritto o meno. No, mio marito ha la pensione, lascia la pensione alla moglie, è una cosa previdenziale, non si può fare così. Sono diritti acquisiti. Perciò io vorrei dire all'esponente del PD che non tocchino assolutamente, anzi è già una vergogna, anche se dopo se si torna indietro su una cosa che si dice non si fa, già che se l'avete detta è già brutta. Perciò io spero questo, che non succeda mai, perché sarebbe creare altri esodati, perché sono diritti acquisiti, ripeto. Grazie e buongiorno. Grazie, grazie a lei signora, buongiorno. Grazie signora, il tema mi dà modo di parlare anche della giornata della donna, perché è collegato. Perché storicamente è nato il concetto di pensione di reversibilità? La pensione di reversibilità è nato perché eravamo in un contesto storico in cui la struttura familiare sociale si componeva di un uomo che lavorava, la sintetizzo così, quella degli anni 50,
e la donna che accudiva la famiglia, era la regina del focolare domestico e quindi dedicava le proprie energie ai figli, alla casa, eccetera. Quindi l'uomo portava lo stipendio a casa, la donna stava con i figli, si preoccupava di gestire la casa. Questa era la situazione sociale. Cosa accadeva? Che al termine della vita del marito era più che doveroso e giusto che quanto lui avesse dedicato, diciamo, all'attività lavorativa non lasciasse poi la donna senza una copertura dal punto di vista dell'introito economico, e quindi è stata prevista la pensione di reversibilità. Questa è la situazione in cui nasce. Ora, giornata 8 marzo, giornata festa della donna. Festa della donna, ricordiamolo, parte da una tribù, era considerata all'inizio come festa dei diritti della donna, dei diritti lavorativi, dei diritti sindacali lavorativi. Allora, oggi ormai si è annacquato il concetto di festa della donna nel fatto di considerare le mimose o quasi una festa di consumo, però era considerata la festa dei diritti lavorativi della donna. Allora, nella nostra società la donna, grazie a Dio, perché è una componente essenziale della componente lavorativa, umana, sociale della nostra società, ha iniziato ad avere dei diritti lavorativi, e li ha ampliati sempre di più. Siamo arrivati a una situazione di completa parità. Allora, il ragionamento che fa la signora è corretto nella misura in cui ci sia quella situazione che ho descritto poco fa. Nell'ipotesi in cui, e ovviamente la reversibilità non viene concessa se una donna lavora, però bisogna rendersi conto che in un panorama nel quale la donna lavora e l'uomo lavora, il tema reversibilità diventa diverso. Cioè non è che muore il marito e la donna lavora e percepisce quindi la pensione di reversibilità del marito. Questo è un attimo il ragionamento che si era fatto. Va rimodulato il concetto di pensione di reversibilità nell'ipotesi in cui ci sia effettivamente una situazione in cui la donna non ha prodotto reddito e si è dedicata alle cose della casa. Ma nell'ipotesi in cui, la semplifico così, l'uomo abbia prodotto reddito, la donna abbia prodotto reddito, si fa riferimento alle pensioni che questi hanno maturato. Punto. Questo è il ragionamento da fare, anche perché la signora faceva riferimento al discorso assistenziale, cioè diceva è una cosa previdenziale e non assistenziale. Ma tra le cose previdenziali è la cosa più assistenziale che esiste, la pensione di reversibilità, perché, come dire, tu adesso non sei in grado, quindi io ti do questo contributo. Allora, il tema è, non è tanto diritti acquisiti o diritti non acquisiti, cerchiamo di fare una regolamentazione che tenga conto delle esigenze nuove, perché evidentemente tutte le persone che si trovano in una situazione hanno delle esigenze economiche. Però se noi non tocchiamo nulla e diciamo benissimo, questa è la situazione e siamo in 9 anni in recessione, diventa difficile. Quindi io capisco bene il ragionamento della signora, dico che se ci si trova nella situazione in cui un soggetto non è titolare di redditi, produttore di redditi, la pensione di reversibilità è sacrosanta. Nell'ipotesi in cui invece ci sia una compartecipazione alla creazione del reddito familiare, in quel caso là, questa è vera uguaglianza, perché altrimenti le mimose non sono vera uguaglianza. La vera uguaglianza è che la donna e l'uomo siano considerati, anche dal punto di vista, e come effettivamente sono oggigiorno, produttori di un reddito e di un asse contributivo che poi viene destinato in previdenza. Ecco, quindi secondo me la vera uguaglianza è togliersi dal luogo comune di essere quasi ghettizzati. Bisogna essere in una situazione nella quale si considera di essere pari. Se ci sono delle situazioni di debolezza, tutelarle, ma non tutelarle tu curs nell'ipotesi in cui quella situazione di debolezza non ci sia. Prossimo telespettatore, pronto, buongiorno. Eccomi qua. Pronto? Allora, eccomi qua, sono Francesco Festoglia. Buon dì, Francesco. Nipote, figlio, padre e nonno. Non preoccupato per quello che può essere stato il mio passato, perché ho vissuto abbastanza bene, con un po' di preoccupazione per ciò che si riferisce al futuro, soprattutto dei nipoti e quelli che ci saranno. Il bravo Ressani, che si presenta molto bene, forse sa che abbiamo due migrazioni. Una evidente, quella che ci vede coinvolte, da quello che diceva ieri il nostro Presidente del Consiglio, difficilmente. E l'altra invece, se Ressani ha seguito le conferenze di Lucio Caracciolo riferite alla via della seta, riferite all'invasione dell'estremo oriente della Cina, dove
abbiamo un pericolo. Vediamo Milan cinese, Inter cinese, Coin cinese, tutte quante le realtà. Se lui va a New York e va al Macy's, vedrà che il 90% dei prodotti, che una volta erano americani, adesso è cinese. E il nostro pericolo è quello che ad un certo momento, con questa via della seta, noi avremo una situazione di disoccupazione globale, totale, che non potremo contrastare se non con un'autarchia globale. Per la mia attività, io sono vissuto per un paio d'anni in Cina, e in Cina lavorano 12 ore al giorno, senza continuità, con degli stipendi, per cui ad un certo momento o noi facciamo questa Europa sul serio, compreso la Russia con 800 milioni di abitanti, o noi siamo fregati in una maniera totale, per cui nessun miracolo potrà salvarci, ma non solamente quello degli immigrati, ma quello dell'economia, per la quale a un certo momento le nostre chiacchiere sono un bla bla bla. Faccio un piccolo esempio, poi chiudo. Da un'importante azienda vinicola nazionale mi è arrivata una proposta nella quale ci sono 12 bottiglie di vino più un aspirapolvere, più una bilancia automatica, più un trolley, tutto quanto per 100 euro. Tutto il materiale made in China. Per cui ad un certo momento più producono e più importiamo da loro, meno operai nostri lavoreranno. Questo è il grosso problema, è il grossissimo problema. Prima Ressani parlava di quelle che possono essere le condizioni, economia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se noi non, adesso ci troviamo in una situazione di difficoltà per l'export del Nord-Est, ma per forza chi ci prende a queste condizioni? In Giappone lavorano addirittura con senza continuità 14 ore al giorno e vogliamo confrontarci. Io che sono vissuto in Cina per alcuni anni so che ad un certo momento questa competitività o la si fa con la Russia inclusa e con l'Europa finalmente, oppure a un certo momento siamo destinati a fare le lucciole. Saluti a tutti e buona Pasqua. Grazie, grazie Ferfoglia. Ma mi trovo molto 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 d'accordo con l'analisi del signor Ferfoglia, nel senso che qui il tema, come giustamente ricordava lui, è un tema geopolitico, purtroppo, nel senso non ci sono ricette, e questo è il dato reale. Noi siamo in una situazione di fotografia in cui l'Occidente purtroppo io credo sia in una situazione economica declinante ormai. Ha fatto riferimento all'orario di lavoro di 12 ore al giorno in Cina, non in Giappone, in Giappone non è così, il Giappone, diciamo, sotto certi profili è più occidentalizzato, ed è esattamente la questione, con un ragionamento però che io voglio fare in più, che l'Europa soprattutto, molto più degli Stati Uniti, l'Italia in particolare, ha una forza che diciamo i cinesi non possono avere, che è il cosiddetto, così sintetizzo, made in Italy, che vuol dire i vini italiani, la moda italiana, le macchine italiane. Quei settori lì, che tra l'altro sono già stati intaccati, perché si ricordi che anche nell'ambito della macchina, delle mode, abbiamo avuto grosse acquisizioni di quote sociali, se non anche di maggioranze di capitali sociali da parte dei cinesi, o comunque da parte del mondo asiatico, o comunque da parte del mondo degli arabi. Quei settori lì erano settori nei quali adesso sintetizzo con i cinesi e banalizzo, i cinesi non potevano competere perché la qualità del prodotto era superiore. Se vi ricordate, una ventina d'anni fa, ormai nel 96, e questo era il mantra di Fausto Bertinotti, che diceva: noi dobbiamo mantenere essenzialmente tutte le tutele, le prerogative dello Stato sociale create in Italia negli anni 70, ma con la differenza che noi potremmo mantenerle perché abbiamo una qualità di prodotto maggiore. Questo era un po' il ragionamento che ha fatto la sinistra, essenzialmente, non solo Fausto Bertinotti, che rappresentava la sinistra estrema, ma la sinistra. Ora, noi vediamo purtroppo invece che in tutti i settori i cinesi, che non sono deficienti e sono abbastanza bravi e lavorano a 12 ore, come ricordava Ferfoglia, hanno aumentato la qualità anche del prodotto. Ed allora, io quello
sulla cosa sulla quale sono d'accordo è che noi non possiamo pensare come Occidente di restare con la stessa situazione identica precedente, diciamo agli anni 70 o relativa agli anni 70, nella quale essenzialmente avevamo i dazi doganali, avevamo un ragionamento su import-export che era condizionato dai dazi doganali, non c'era apertura dei mercati e quindi noi potevamo farci tutte le nostre regole interne perché commerciavamo al nostro interno. Ora, in un mercato nel quale abbiamo dei rapporti stringenti con tutte le economie che stanno dall'altra parte e che non tutelano i diritti dei lavoratori e che non tutelano l'orario di lavoro e che non tutelano il salario, noi siamo destinati da un punto di vista competitivo a perdere. Allora qual è la soluzione del problema, secondo me? È che bisogna prendere atto che da un lato bisogna non erodere i diritti che ci sono dello Stato sociale, ma modificarli, cioè renderli diversi, renderli compatibili con una situazione nuova che è di un nuovo millennio, che è la situazione della globalizzazione. Quindi modificare quei diritti in un'ottica propositiva diversa, però, che vuol dire paradossalmente anche però depotenziarli in certi casi. Questo, bisogna rendersi conto di questo. Dall'altro lato, mantenere ed innalzare il grado di qualità dei nostri prodotti. E come si innalza questo? Investendo molto sul settore tecnologico, sul settore conoscenza, quello che noi effettivamente non facciamo. Cioè noi siamo in una situazione nella quale l'investimento sul mondo universitario della ricerca scientifica e dell'implementazione del Made in Italy non esiste, anzi abbiamo una destinazione di risorse sempre maggiore. Guardate i dati, dico noi Italia, guardate i dati di fondi che vengono destinati dagli altri paesi europei alla ricerca scientifica, all'implementazione, all'impresa, all'industria dei singoli settori e guardate i dati nostri. Noi siamo l'ultimo paese d'Europa che investe su questi temi, quindi non aumentiamo di qualità, rimaniamo identici. Dall'altro lato non tocchiamo, ma neanche, non ci sognassimo di toccare, perché viene fuori la rivoluzione, come diceva la signora prima, nessun tipo di struttura, perché altrimenti si dice che stiamo rendendo i diritti acquisiti, che stiamo facendo quello, che stiamo facendo quell'altro. Bene signori, finiremo, la mia analisi è, se non facciamo niente finiamo come la Grecia. La situazione purtroppo richiede necessariamente degli sforzi congiunti, è un'analisi seria, non è qui il ragionamento della Lega, gli immigrati, non gli immigrati, è un dato economico. A me preoccupa molto di più l'immigrazione economica piuttosto che l'immigrazione fisica, che è un problema che va risolto, che va toccato, ma l'immigrazione economica, che vuol dire la perdita dei nostri posti di lavoro, vuol dire la perdita dei nostri diritti e vuol dire il perdere questi diritti senza che noi ce ne rendiamo conto, questo è il pericolo più grande. Quindi Ferfoglia tocca un dato sul quale io credo dobbiamo veramente ragionare. Se non si ragiona, come dice lui, anche in termini di numeri, includendo la Russia, che però sarà difficile da includere, perché la Russia ha un potenziale anche militare di un certo tipo, per cui è anche energetico, ricordiamolo. Se non si fa una politica energetica comune, una politica dell'implementazione della qualità dei prodotti e una politica di revisione del welfare sociale europeo, uniforme, non dove ci si fa concorrenza tra Francia, Germania e Italia, ma deve essere uniforme, noi secondo me nel giro di 100 anni non saremo più la vecchia Europa, saremo il vecchio decrepito che ormai si beerà delle bellezze del Novecento e che non avrà più nulla da dire. Questa è la situazione purtroppo drammatica in cui ci troviamo. Sentiamo il prossimo telespettatore, pronto, buongiorno. Sono io. Prego signora, dica. Allora, parlo in triestino che mi spiega meglio. Sì. Ecco, dunque, perché mai io ho la reversibilità di mio marito? Però perché i senatori, i politici in generale, muore il marito e eredita la moglie questa reversibilità, muore la moglie eredita il figlio, va avanti una vita, sono 40 anni anche più che prendono la pensione, che ormai gli originali sono dimenticati. Io ho preso la mia reversibilità. Mio figlio era invalido e prendeva anche lui la sua reversibilità. Poi, per un sbaglio dell'INPS, mi hanno dato, mio figlio è morto nel 15, mi hanno dato a me la pensione che riceveva lui, che doveva morire con lui, la reversibilità di invalidità di suo papà. Dunque, oggi mi trovo a restituire questi soldi ogni mese per 2 anni. Perché mi hanno dato già che mio figlio era ancora vivo, incassava lui la sua parte, perché l'hanno data a me, che oggi devo, è uno sbaglio dell'INPS. Allora io dico, causa questo, adesso a me hanno aumentato l'affitto, che abito le case dell'ATER,
più mi tengono una parte della pensione, allora io mi domando, se sbagliamo noi paghiamo noi, se sbaglia l'INPS dobbiamo sempre pagare noi. Allora, le sembra giusto? Solo questo le chiedo. Grazie, grazie signora, buona giornata. La signora ha toccato un tema interessante, soprattutto nel caso dell'INPS è un po' diverso, ma penso il riferimento fosse anche un po' al tema Agenzia delle Entrate, dove succede spesso che vengano mandati anche degli avvisi di accertamento o delle cartelle di pagamento che magari hanno dei problemi, non che siano sbagliate, ma che hanno dei problemi. In quel caso il contribuente paga e poi per avere la restituzione hai voglia. E nel caso della signora io dico bisogna considerare innanzitutto se l'importo che le è stato erogato era dovuto o non era dovuto, e per uno stato di diritto se non era dovuto, secondo me, io trovo corretto che sia giusto restituirlo. Detto questo, è vero che nel momento in cui il cittadino non paga si vede arrivare l'elefantiaca macchina dell'Agenzia delle Entrate che si avvale dell'ex elefantiaca macchina dell'Equitalia che procede alla riscossione e che poi procede al pignoramento, mentre quando dall'altra parte lo Stato sbaglia, sì, vediamo, devi avvalerti di un avvocato, devi avvalerti di tutta una serie di strutture, il patronato, eccetera. Quindi su questo ha ragione la signora che non c'è probabilmente, in tanti casi non c'è un'equità di trattamento. Sul discorso pensioni dei politici, emolumenti, sfondo una porta aperta, nel senso che sono d'accordissimo con la signora. Una piccola precisazione da ricordare che è importante per con riferimento ai parlamentari di ultima legislatura, cioè dal 2012 in poi, non esiste più il vitalizio così come era concepito prima, laddove tu se facevi 2 anni e 6 mesi di mandato di Camera dei Deputati, il giorno dopo ricevevi mensilmente, e ricevono tutti quelli che hanno fatto prima del 2012, lo stipendio. Dal 2012 in poi hai un meccanismo diverso per cui tu ricevi uno stipendio ma a partire dal 65esimo anno d'età. Quindi voglio dire, se io che ho 34 anni vengo eletto oggi, mettiamo alla Camera dei Deputati, devo farmi adesso 4 anni e 6 mesi, non più 2 anni e 6 mesi, dopodiché non vengo mai più eletto, non ricevo un bel cavolo di niente, ricevo qualcosa a partire dal 65esimo anno di età, che anche questo è un piccolo privilegio, perché ricevo comunque una cosa alta per aver versato 4 anni e 6 mesi, ma a partire dal 65esimo anno di età. E voglio ricordare che anche in Friuli Venezia Giulia si è applicato un ragionamento del genere, è stato il primo provvedimento della Giunta Serracchiani, quello di eliminare questo tipo di vitalizi che avevano anche i consiglieri regionali. Anche in altre regioni, devo dire la verità, del nord è stato fatto, mi pare che sia stato fatto anche in Veneto e Lombardia, mi pare, non sono sicuro, sicuramente da noi è così. Comunque quello che diventa insopportabile secondo me adesso per il cittadino che si trova a dover pagare il canone che aumenta, a pagare le bollette che aumentano, a pagare un sacco di cose, e che dall'altro lato magari la classe politica, che non sempre ha dei meriti, in alcuni casi ha dei meriti, in quel caso secondo me è giustissimo che abbia un emolumento, ma quasi sempre o molto spesso non ha grandi meriti, sia ipertutelata. E a tacere del fatto non tanto delle pensioni, ma secondo me di tutto quell'universo enorme di strutture e di apparati pubblici e parapubblici nei quali i trombati politici vengono messi una volta che non hanno più un mandato. E allora evidentemente il cittadino che non ce la fa arrivare alla fine del mese, che si vede le bollette aumentare, che vede il valore della sua pensione o del suo stipendio diminuire, vede poi che magari dall'altra parte il politico di turno che ha fatto un mandato viene nominato presidente nel consiglio di amministrazione X, viene nominato consigliere di amministrazione, viene nominato direttore della municipalizzata, questo diventa insopportabile secondo me ed è deprecabile ed è da eliminare per i cittadini. Quindi su quello sono assolutamente d'accordo con la signora. Ancora un telespettatore, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, prego, dica. Sì, buongiorno, siccome mi sentivo parlare sui ristagni di macroeconomia, di strategie, di cose, tutte delle idee, però nel concreto come sarebbero attuabili? Allora, disoccupazione giovanile,
l'INPS che sta andando a rotoli. Io concordo, anzi sarebbe bello che venissero intraprese delle strade che portino a questo. Quindi io domando, come mai la classe politica non mette in gioco per ad esempio risolvere la situazione e dare una virata a livello ambientale? Abbiamo la ferriera, abbiamo la Fiat, abbiamo l'inceneritore, portano pochi posti di lavoro, molte malattie e molte sofferenze. Quindi invertire ad esempio completamente e lasciare le energie fossili per dedicarsi allo sviluppo delle energie rinnovabili, perché questo ragionamento non viene fatto? Signor Bruno, se lei mi fa il capogruppo in un gruppo di lavoro, di studio, e proponiamo un programma di taglio. Io sto parlando solo del piccolo, no? Quindi della realtà di Trieste. Respiriamo veleni, mangiamo veleni, assorbiamo veleni. Per quale motivo non coinvolgete noi giovani in un tavolo di lavoro? Un cambio radicale, perché dall'America non prendiamo la meritocrazia, invece ci stiamo ostinando a lamentarci, a dirci che finiremo come la Grecia, ma nel concreto i progetti, i programmi non ne vedo nemmeno uno. Stiamo continuando ad utilizzare, abbiamo venduto agli arabi i brevetti per i pannelli solari, hanno impestato il deserto di pannelli solari, ha molto debito, adesso ci tengono per i cosiddetti per il prezzo del petrolio, ha molto debito, loro stanno pronti con l'energia pulita. Quindi noi abbiamo venduto il loro brevetto e gli compreremo l'energia pulita. Perché non prendiamo esempio dalla Svezia, dalla Norvegia, dai paesi nordici, che sono completamente ecocompatibili, completamente green? Questo porterebbe tanto lavoro. Proviamo solo a pensare alla bonifica di quel cancro maledetto infernale che è la ferriera e questo crimine legalizzato che viene perpetrato, che è la ferriera. La bonificazione, ma che meraviglia sarebbe il Golfo di Trieste senza quello, senza l'inceneritore e soprattutto senza le tonnellate di litri, di quintali, di ettoliti di petrolio che corrono sotto le nostre gambe. Ma avete sentito che puzza che sta andando a mezzo? Quello non è un crimine, là come sono le falde acquifere? Certo. Quindi grazie, buongiorno. Pronto? Sì, ok, grazie, grazie signora. Sono le 10, andiamo in pubblicità e poi un commento di Giancarlo Ressani. Eccoci nuovamente in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Giancarlo Ressani. Abbiamo già un telespettatore in attesa, per cui sentiamolo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego, buongiorno Scaramucci e buongiorno al rappresentante del PD. Buongiorno. Allora, non sono riuscita a sentire le ultime telefonate e non vorrei ripetermi. Volevo tornare sulla reversibilità delle pensioni. Allora, io ho dovuto lasciare il lavoro un po' prima perché avevo due bambine piccole. Pagavo 300.000 lire quella volta di asilo e di scuola a tempo pieno, perché non esistevano le scuole a tempo pieno, scuola privata. E prendevo sotto le 800.000 lire, sotto il milione di lire di paga e perciò ho deciso di andarmene, praticamente lavoravo per 150.000 lire e ho deciso di andare di quella volta e ho pagato una vita la sanità e adesso dovrei pagare, no? Il privato. Sì, qualche volta è necessario pagarlo perché purtroppo, viste le liste d'attesa e i tempi, ma non può essere all'ordine del giorno che uno deve andare in privato perché siamo in crisi. Ci sono già le persone che vanno come i clandestini e noi paghiamo perché sappiamo che la sanità viene pagata dai cittadini regionali. Un'altra cosa volevo dire, no?
quella volta si lavorava 48 ore al giorno, vuol dire 8, non 12, come ha detto Ferfoglia, ma 8 si lavorava e si lavorava bene. Eccolo. Volevo anche un'altra cosa, la reversibilità. I senatori a vita? I senatori a vita, mi racconti un po' dei senatori a vita, che la loro reversibilità quando muoiono passano alle donne, alle mogli, ai figli, ai nipoti, non so a quante generazioni, queste non sono state eliminate. Ecco. E poi è ancora una cosa sola, poi ho finito, Scaramucci, volevo dire che in Australia a 65 anni, quando si va in pensione e tutti vanno a 65 anni, va bene, che sia stato un manager, che sia stato un politico, che sia stato uno che si è fatto il mazzo tutta la vita, hanno la stessa pensione identica. Vanno in pensione, quella è la cifra e non si scappa. Perciò, come diceva il senatore Agnelli, questa è una repubblica delle banane. Grazie. Grazie signora, grazie, buongiorno. Sì, solo due precisazioni veloci. Lungi da me dire che io non ho detto che bisogna andare nel privato per la sanità. Io ho fatto tutto un altro tipo di discorso. Ho detto che a livello di modello propositivo potrebbe essere più efficiente e più economico un sistema aperto al dato privato. Il che significa che se io adesso pago in tasse, la buttiamo così, 1000 euro all'anno per la sanità regionale... Questo è il sistema, l'idea degli Stati Uniti, non è che stiamo parlando del terzo mondo, del Burundi, o stiamo parlando degli Stati Uniti. Se io invece ho un sistema di operatori sanitari, di aziende sanitarie messe privatamente in concorrenza, può essere che io paghi 800 euro all'anno. Il problema che si è visto è che non è accaduto così negli Stati Uniti, perché invece di pagare 1000, la gente paga 5000 euro all'anno, perché la concorrenza era a rialzo. Quindi lungi da me aver detto che bisogna rivolgersi al privato. Io ho detto che come offerta di macro settore, cioè sanità, quello è un settore. Bisognerebbe riflettere anche sulla giustizia, sugli arbitri ad esempio, su quanto costa l'apparato macchina giustizia, di cui posso parlare con più precisione, e quanto costerebbe un sistema magari con implementazione di arbitrati. Ma lasciamo perdere, questo era il meccanismo. E sui senatori a vita, ma i senatori a vita signora ce ne sono pochissimi, ce ne sono 10, ce ne saranno al massimo. I senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica e credo che in Italia ce ne saranno 10, 20, non di più. Forse lei si riferiva ai senatori, punto. I senatori, per i senatori vale quel meccanismo che dicevo prima, per i senatori a vita vale lo stesso meccanismo dei senatori, ma ce ne sono pochi. Allora, c'era la telespettatrice precedente alla signora che ha chiamato adesso, che invece faceva un ragionamento energetico piuttosto che di inquinamento. Sono totalmente d'accordo con il ragionamento che faceva la signora, cioè mi trova totalmente d'accordo. Io credo che sarebbe compito serio di uno Stato quello di cercare di investire molto sulle energie rinnovabili, anche nel sito della Ferriera. Tra l'altro nel 2011 si era tentato di prevedere un piano, diciamo, di risanamento, almeno di concepire un piano di risanamento che facesse poi perno su una riconversione reale della Ferriera, cioè togliere, per capirci, smantellare la Ferriera e mettere, per dire, un polo di energie rinnovabili, un polo con fonti non inquinanti. Il problema poi, e questo bisogna dircelo perché altrimenti ci prendiamo in giro, è che l'imprenditore che aveva i soldi e che parzialmente si è anche fatto finanziare dal pubblico, ma che aveva anche interesse di investire, voleva, era un imprenditore che lavorava nella siderurgia e voleva mantenere quel tipo di assetto. Allora il dato vero sarebbe proprio sviluppare, secondo me, un ministero dedicato, non il ministero dell'ambiente con la sottosezione di un ministero dedicato alle energie rinnovabili, per far sì che ad esempio si monitori nell'ambito dei vari panorami transnazionali gli imprenditori che vogliono investire e ci si occupi di attrarli, perché il problema vero è poi che deve esserci qualcuno che i soldini ce li mette oltre lo Stato. E allora, giustamente la signora diceva energie rinnovabili, secondo me dobbiamo investire fortemente su questo, dobbiamo spendere molto 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 di più in termini di economici, in termini anche di apparati statuali,
e in termini di prospettiva lunga di ragionamento, perché quello sarà il futuro, probabilmente è quello il punto che ci farà forse anche come dire, riemergere, se saremo capaci di investire, di trovare delle soluzioni nuove. Se restiamo esattamente come siamo adesso, io credo che sarà molto più difficile, insomma, trovare una soluzione alle cose. Comunque i senatori in vita attualmente, a vita attualmente in carica sono 5. Attualmente in carica sono 5, sì. Ce ne saranno, di sì. Solito sono vecchi, magari sarà ancora qualcuno, c'era Carlo Azeglio Ciampi prima. Morto. No, c'è Napolitano, c'è Mario Monti, c'è Elena Cattaneo, c'è Renzo Piano e c'è Carlo Rubbia. Ecco, basta, prima direi. C'era la Montalcini, c'è morta, poi quando c'era Ciampi che è morto, esatto. E basta. Poi la moglie di Ciampi, che anche lei ha un'età venerata ormai, prenderà forse la pensione di reversibilità di senatori a vita, quindi sono pochissimi senatori a vita, ecco, 5. Prossimo telespettatore, pronto, buongiorno. E mi volevo sapere riguardo la pensione di mio marito, che lui, essendo non vedente, il CAP a 4,90 al mese, però a dicembre si ritrova sempre di meno, e lui volesse sapere il perché. Oddio, è una domanda direi piuttosto tecnica, che forse è difficile poter rispondere in questa sede. Lei ha provato a rivolgersi a, non so, al CAF piuttosto che all'INPS, cioè piuttosto da quei soggetti che ovviamente fanno questo di mestiere e quindi immediatamente sanno analizzare, capire e darle una motivazione? Ma mi vengo informata dappertutto e comunque non ho saputo darmi risposta. Signora, sono mortificato, ma dare una risposta qui ovviamente in trasmissione, al di là delle competenze dell'avvocato Ressani, che appunto fa l'avvocato, non il commercialista, né il consulente fiscale, tributario e quant'altro, o del lavoro. No, veramente devo invitarla a insistere con un CAF piuttosto che con l'INPS stesso, perché solo loro, un patronato, vabbè, certo, sono i vari soggetti deputati a gestire questo tipo di pratiche, che sicuramente hanno la competenza e la capacità a dare una risposta compiuta e pertinente. Soprattutto qui potremmo fare solo delle ipotesi, ma non credo che a lei interessino delle ipotesi quanto appunto dei dati concreti. Bene, buona giornata. Allora, già che la signora... Grazie, buona giornata. Ha citato l'acqua prima la signora, no? L'acqua, sì. Le falde che vengono inquinate, eccetera eccetera, non c'entra molto, ma in realtà da un certo punto di vista c'entra, perché ieri abbiamo seguito un sopralluogo dell'assessore regionale all'ambiente Sara Vito, accompagnata dal direttore generale di Acegas APS Anga, presso il cantiere che è ai piedi del colle di Servola, nell'ex scalo Legnami, dove è in corso di realizzazione il nuovo depuratore fognario di Trieste. È comunque interessante, perché è un depuratore modernissimo, all'avanguardia, che riuscirà a filtrare e ripulire in maniera efficace le acque reflue della città, nell'andare poi a scaricare il risultato di questo processo di filtraggio nel mare, avrà una regolazione che permetterà di non andare a buttare nel mare stesso quantità eccessive di nutrienti cosiddetti, perché alla fine i liquami biologici, quelli che per noi sono rifiuti, per gli animali, per i pesci, per i plancton sono invece nutriente, così da non alterare anche l'equilibrio marino ittico nel nostro golfo. Abbiamo seguito, vi dicevo, per voi ieri questo sopralluogo, ve lo raccontiamo nel prossimo servizio. Procedono rapidamente i lavori per la realizzazione di quello che è stato definito il depuratore che parla col mare, un impianto fortemente innovativo per il trattamento delle acque raccolte dalla rete fognaria di Trieste. Come noto, l'operatività prevede, in linea con le disposizioni dell'Unione Europea, l'esecuzione del trattamento biologico, che avverrà all'interno della struttura in corso di realizzazione sulla terraferma, attraverso una procedura che consentirà di bilanciare l'intensità dei cosiddetti nutrienti presenti nell'acqua di risulta in base allo stato del mare, che verrà costantemente monitorato per evitare l'emissione di quantità eccessive che danneggerebbero l'equilibrio dell'ecosistema marino del Golfo di Trieste. Una delle cose veramente belle e innovative di questo progetto è la sua flessibilità, che ha un impatto ambientale proprio molto attento, per fare in modo che il tutto venga ottimizzato con la miglior gestione possibile, e quindi un ruolo preziosissimo in questo impegno è quello degli enti di ricerca coinvolti.
coinvolti. L'OGS in particolare ha un ruolo molto importante, l'ARPA, quindi diciamo ognuno per la propria parte, stiamo cercando di mettere a sistema anche le migliori professionalità tecniche e scientifiche che abbiamo per effettivamente fare in modo che il risultato finale sia assolutamente all'altezza delle aspettative. Nonostante la complessità dell'intervento, che ha richiesto un impegno finanziario di oltre 52 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione grazie al reperimento di fondi europei e statali, e al poco tempo a disposizione anche perché l'area di nuovo insediamento ha dovuto essere prima bonificata dall'inquinamento preesistente, il calendario dei lavori sarà rispettato. Siamo in linea con le previsioni temporali, anzi noi siamo anche un po' in anticipo rispetto alla pianificazione fatta. La previsione è per il mese di maggio di mettere in moto la linea acque, quindi rispettare abbondantemente i termini che avevamo prefissato e quindi cominciare ad attivare l'impianto di depurazione nella sua interezza. L'urgenza di completare l'impianto è anche legata all'esistenza di una procedura di infrazione ambientale europea risalente ancora al 2008. Quello che manca ancora ad oggi è la quantificazione di questa sanzione. Sappiamo però che l'Unione Europea si sta muovendo, quindi l'obiettivo, ed ecco anche perché l'importanza del dialogo non solo tra le istituzioni ma anche col Ministero dell'Ambiente, è proprio quello di accelerare il più possibile i tempi. Ecco, quindi questo è il resoconto, il punto della situazione per quanto riguarda i lavori nel cantiere del nuovo depuratore fognario. Un altro telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io sono un'inquilina dell'Ater. Sì. Le volevo chiedere, siccome ho telefonato all'Ater, perché ci sono i colombi qua, che fanno un ghetto la mattina alle 3 incominciano e poi sporcono tutte le persiane, una roba spaventosa, guardi. Sì. Non si può. E loro hanno detto che il comune li protegge. Beh, nel senso che non si può sparargli, in questo senso qui, d'accordo, però si possono adottare quegli strumenti tipo quei piccoli, come si dice, hanno un nome che non mi viene adesso, ci sono delle speroncini, dei piccoli speroni, dei piccoli aghi, potremmo dire chiodini, non so, insomma dei dissuasori, ecco, chiamiamoli così, che possono essere applicati magari sopra le finestre, sulla costruzione. Chi me li mette? È chiaro, quello è il problema di chi può fare il lavoro. Mio marito sta male, non può fare sto lavoro. No, certo, ma poi è un lavoro che va fatto sulla facciata dello stabile, non è che puoi farlo, devi avere un'impalcatura, perlomeno quelle ditte che lavorano con le funi che si calano dal tetto, ecco, e fanno il lavoro. E quelle dovrebbero fare, perché è impossibile, guarda. No, certo. Senta, in che condominio è? Lei dove si trova? Mi trovo in via del Prato numero 5. Via del Prato, quindi zona università, giusto? Sì. Senta, io ho preso nota, vediamo di informarci. Mi raccomando, perché è faccio il possibile. Va bene. Oltre alla sporcizia e tutto, Certo. Malattie, sa? Poi le volevo chiedere un'altra cosa. Cosa sa qualcosa della COP? No, non ci sono novità. L'avvocato Consoli, che è appunto il curatore del fallimento delle cooperative operaie, non ha fornito ulteriori notizie. Ci sono i processi in corso, le avrà sentito anche i nostri servizi, che si sono aperte la via dei dibattimenti giudiziari in tribunale, però dal punto di vista del risarcimento dei soldi versati a suo tempo, dopo la tranche che è stata erogata prima di Natale, non abbiamo avuto altre notizie dal curatore. Appena le abbiamo, ovviamente sarà nostra cura informarvi immediatamente. D'accordo? Va bene, ringrazio. Grazie, buongiorno. Parliamo di PD finalmente, allora, l'assemblea di mercoledì scorso, la situazione nazionale che leggiamo quotidianamente sulla stampa e sulle TV. Facciamo per punto perlomeno della situazione triestina regionale. Ma la situazione triestina regionale poi purtroppo sarà inevitabilmente condizionata dagli assetti che si determineranno nell'ambito degli organi dirigenti nazionali, nel senso che adesso, come tutti ben sanno, si sono create queste tre mozioni congressuali, la mozione Renzi, la mozione Orlando, la mozione Emiliano. E ovviamente il congresso tanto regionale e tanto il congresso provinciale, che si svolgerà verosimilmente ad autunno, considerato che poi nella prossima primavera avremo le elezioni regionali, sarà condizionato dai pesi che si determineranno in quella situazione. Sul tema regionale io credo che
bisognerà molto rapidamente e non ad autunno definire la questione candidatura alla presidenza, che mi pare difficile che possa essere mantenuta attualmente, e quindi va valutato. Si parla di Sergio Bolzonello, come Antonella Grimm dava come ipotesi Bolzonello un buon candidato presidente. Ma Sergio Bolzonello sarebbe assolutamente un buon candidato, poi bisogna ovviamente anche lì considerare i vari equilibri anche territoriali, purtroppo bisogna dirlo, ma che verranno in essere. Però Sergio Bolzonello, vicepresidente, ha fatto il sindaco a Pordenone, insomma, è una persona sicuramente valida e che avrebbe anche la capacità di attrarre consenso, perché è stato anche un recordman di preferenze. Ma al di là di questo, io credo che il punto reale sia di sviluppare una campagna elettorale ragionando su quello che è andato bene e anche su quello che non è andato bene nella giunta, perché ci sono certi profili. Faccio ad esempio un accenno ad uno che per me è stato particolarmente problematico, il tema delle UTI, che è complesso e complicato, sul quale forse sarebbe bene, secondo me, cercare di fare una riflessione e anche un'autocritica, perché non tutto è andato forse come si sarebbe auspicato. Ed allora io credo che un tema, una proposta regionale seria, debba tener conto di una serie di fattori, al di là degli equilibri di potere di partito, debba chiarire il prima possibile, assolutamente prima dell'estate, io direi già primavera, chi sarà il candidato presidente, e debba partire di modo tale da fare una campagna di circa un anno che dovrà essere intensa e faticosa e che ovviamente vedrà anche molte critiche da parte dei cittadini, perché chi sta all'amministrazione, al di là che faccia bene o male, di solito riceve in questo ultimo periodo, che sia di destra o di sinistra o anche di 5 Stelle, riceve spietate critiche, anche correttamente in molti casi. Quindi bisognerà fare un punto sulla situazione politica di merito dei contenuti, poi anche il tema sanità ovviamente va valutato, affrontato, che impatto ha avuto, eccetera, e poi avere degli assetti, soprattutto con delle proposte politiche serie ed innovative. Poi molte cose sono state fatte bene per la regione, molte cose sono state fatte bene per Trieste. Ovviamente un esempio è questo del depuratore, magari potrà essere considerato una sciocchezza, ma sono 52 milioni di euro spesi per avere un sistema che funziona, un sistema tra l'altro, e questo è anche bene ricordarlo, che è stato consentito grazie ad un utilizzo e una gestione intelligente dei fondi europei. Certo. Lo accennava lei nel servizio, si è avuto una consistente parte del finanziamento, che deriva dai fondi europei, e questo è stato anche un merito, devo dire, un merito poco visibile magari ai cittadini, ma è stato un grosso merito della Giunta Serracchiani, che ha deciso fin da subito di dedicare l'assessorato alle politiche europee, con forte implementazione del personale, diciamo, non del personale in termini, diciamo, di persone, ma in termini di ricerca e dei bandi europei, di modo tale da avere uno sgravio su quello che era poi la spesa pubblica regionale. E si è fatto molto, molto ricorso nell'ambito del quinquennio ai fondi europei. Anche questo depuratore che avremo è un risultato di quell'attività. Giunta dello spettatore, diamo ancora spazio, penso all'ultima telefonata per questa mattina. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Scaramucci, è il suo ospite. Prego. No, volevo appunto collegarmi al fatto del depuratore e tipici paradossi italiani, no? Che la stessa Saravito giustamente ha annunciato in pompa magna, e l'ARPA, tutti quanti che approvano questo progetto all'avanguardia, eccetera, e neanche 50 metri sulla sinistra abbiamo una ferriera che fa l'esatto opposto, cioè dalla parte depuriamo le acque per giustamente, perché non vadano a ferire nel mare rifiuti tossici, eccetera, e a 50 metri abbiamo una ferriera che fa l'esatto opposto, butta in mare ogni schifezza, oltre che nell'aria ovviamente. Ecco, mi dica lei come può pensare l'Italia andare avanti con questi paradossi assurdi che non esistono. E poi riguardo al Vedini, voglio ricordare al suo ospite che l'ha voluto la Serracchiani al Vedini qui a Trieste, altrimenti se no era già nel progetto di chiudere la ferriera entro il 2015, se non sbaglio. Quindi bisogna dire cose come stanno. E la stessa Saravito, che appunto sul depuratore giustamente, torno a ripetere, ha annunciato in pompa magna che sarà un progetto all'avanguardia, sulla ferriera dice che è tutto a posto, che stanno facendo migliorie, che questo e quello l'altro,
e notare che però, guarda caso, a Monfalcone, dove lei abita, sulla centrale a carbone ha già dato degli out-out per dire o fate qualcosa, migliorate l'inquinamento, se no verrà chiusa. Chissà che come mai queste cose, no? Questi misteri italiani, non sono mai capito il perché. Va bene, comunque vi ringrazio, buona giornata a tutte e due. Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Prima del commento di Giancarlo Ressani, l'ultimo stacco pubblicitario, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Svegli a Trieste, ultimissimi minuti in compagnia di Giancarlo Ressani. Allora, una risposta all'ultimo telespettatore. Sì, telegraficamente, giustamente diceva c'è la Ferriera che inquina. Ricordo solo a titolo informativo che comunque con riferimento alla Ferriera sono stati realizzati gli impianti di filtrazione dell'acqua sotto nel suolo, quelli sono stati già realizzati e sono funzionanti. Rimane ovviamente, permane il grosso problema delle polveri nell'aria, e certamente quello è un problema. Anche lì si stanno realizzando le cape per evitare di avere la dispersione nell'aria, però c'è un problema ovviamente di compatibilità con il rispetto dell'ambiente che ben conosciamo. Lo dico adesso telegraficamente senza soffermarmi di più. Su Arvedi e Serracchiani, vede, certo poteva essere chiusa la Ferriera, però se fosse stata chiusa la Ferriera, nel breve, nell'immediatezza, 600 persone, 600 famiglie sarebbero rimaste in strada. Quindi il problema dal punto di vista ideale è assolutamente corretto. Poi se io fossi in quelle 600 famiglie sarei assolutamente arrabbiato se uno mi dicesse sì, rispettiamo tutto e ti mettiamo in strada. Allora, purtroppo bisogna cercare di, come dicevo prima, potenziare le fonti di attrazione degli imprenditori che investono sull'energia rinnovabile. Sul congresso dicevo che ci sono tre mozioni congressuali, Emiliano, Orlando e Renzi. Io dico fin da subito che sosterrò la mozione Orlando del Ministro della Giustizia, perché credo che diciamo Renzi abbia fatto delle cose buone. Io ho appoggiato il sì, al referendum sono stato per il sì. Però credo che nel momento in cui gli italiani abbiano votato no, per una molteplicità di ragioni, si sarebbe dovuto prendere atto che una politica generale non solo sul referendum ma sul governo era stata bocciata. Invece lì si è avuto un innalzamento dei toni nella diatriba politica interna del partito che secondo me non ha fatto bene. Il segretario Renzi avrebbe dovuto, a mio modesto avviso, in quella fase calmare un po' le acque, cercare di rivedere le cose che non erano andate bene. Invece ha giocato al rialzo, e io credo che in questa fase una persona dialogante, intelligente, pacata e che riesce a mettere insieme anche più anime, avendo ben cura di tenere gli interessi contrapposti insieme, come Orlando, sia la persona giusta. Bene, allora, grazie a Giancarlo Ressani. Vi do, prima di chiudere, un paio di informazioni di servizio. Allora, questa sera alle 21 c'è Ring con Ferdinando Avarino. Avremo dei collegamenti in diretta con l'aula del Consiglio Comunale, dove appunto si voteranno gli emendamenti al nuovo regolamento di polizia locale. Ospiti in studio: Danilo Slocar della Lega Nord, Marina Andolina di Rifondazione Comunista, Michele Maier di Forza Italia, Daniele Vatta del PD e Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle. Il resto della giornata, come al solito, 13.20, 19.30 il nostro telegiornale, alle 18 Trieste in diretta. Domani mattina torna Sveglia Trieste con Bernardo Gulotta. Avremo quali ospiti nella prima parte Everest Bertoli, consigliere comunale di Forza Italia, e poi Antonio Paoletti, presidente della nuova Camera di Commercio della Venezia Giulia, che come sapete è nata l'anno scorso dalla fusione dei due precedenti enti di Trieste e Gorizia. Grazie a tutti allora per averci seguito, vi auguro una buona giornata, arrivederci.